Oltre ad essere un ottimo condimento e ad allontanare i vampiri, l'aglio ha proprietà detergenti che puoi sfruttare per pulire il bagno. E possiamo usarlo tutti! Gli spicchi d'aglio appena schiacciati contengono proprietà antimicrobiche, tra cui l'allicina, che riduce l'accumulo di batteri e funghi. Le proprietà detergenti naturali dell'aglio non solo sono ottime per l'ambiente, ma possono anche evitarti di dover pulire sempre il bagno. Devi solo schiacciare uno spicchio d'aglio e metterlo nel water prima di andare a letto. La mattina dopo tira lo sciacquone. L'allicina avrà già svolto il compito oneroso di pulire il water al posto tuo. Facendolo due volte a settimana avrai un water pulitissimo. Nel tempo, capelli, grasso e sporcizia si accumulano nello scarico e finiscono per ostruirlo. Per rimuovere il blocco puoi usare sale e aceto. In una piccola ciotola aggiungi una tazza di aceto e una di sale e mescola fino a ottenere un composto uniforme. Versa il composto nello scarico e attendi dai 15 ai 30 minuti, a seconda della gravità dell'ostruzione. Questo metodo ti farà risparmiare soldi e ti dimostrerà che sale e aceto non sono buoni solo sulle patatine. Sulle patatine comunque sono deliziosi. Per avere uno scarico libero sia dal blocco che dagli odori, prendi 100 g di bicarbonato di sodio. Nel frattempo fai bollire 170 ml di acqua e mescola con una tazza d'aceto. Poi versa il bicarbonato di sodio nello scarico, seguito dalla miscela di acqua bollente e aceto. Una volta iniziata la reazione, inizierà a sfrigolare. Attendi che svolga il suo compito e, dopo un'ora, il blocco e l'odore scompariranno. Per pulire le padelle bruciate ci vuole molto olio di gomito, ma con i giusti ingredienti potrai pulirle molto più facilmente. Riempi la pentola e la padella con acqua e aggiungi circa una tazza di aceto. Porta il liquido a ebollizione, poi togli la padella dal fuoco prima che si asciughi, assicurandoti che dentro ci rimanga una piccola quantità di liquido. Cospargi del bicarbonato di sodio sulla base, coprendo le parti bruciate. Un paio di cucchiaini dovrebbero bastare per formare una poltiglia. Goditi la soda che sfrigola e continua a muovere la padella per assicurarti di coprire le aree bruciate. Quando l'effetto frizzante finisce, sei libero di ripulire. L'aceto da solo si può usare per vari scopi. Un paio di cucchiaini mescolati con acqua in un flacone spray rimuoveranno facilmente le macchie di sale dalle scarpe. Versa dell'aceto bianco in un contenitore e mettici dentro gli utensili arrugginiti. Di notte l'aceto corroderà la ruggine. Dopo 24 ore potrai pulirli e rimuovere lo sporco. Il bicarbonato di sodio rimuove anche i cattivi odori su mobili e tappeti perché assorbe gradualmente tutti gli odori acidi. Il bicarbonato di sodio è un neutralizzatore di pH, il che significa che assorbe gli odori di natura acida, ovvero la maggior parte dei cattivi odori che sentiamo nelle nostre case. Mi raccomando, abbonda con il bicarbonato e lascialo agire per almeno un'ora. Se vuoi ottenere risultati migliori, lasciacelo tutta la notte. Dopodiché aspira con un aspirapolvere. Il carbone contiene gli stessi elementi in grado di rimuovere gli odori, solo che lo fa meglio e contrasta una maggiore varietà di particelle. Tuttavia, meglio non scambiare gli odori con le macchie nere lasciate dal carbone. Meglio metterlo in bustine di deodorante per ambiente e nasconderli sotto al cuscino. Stesso effetto, ma niente disastri. Puoi usare l'aceto per pulire in vari modi. Il motivo per cui è così efficace è l'acido acetico, più potente di altri ingredienti naturali come il caffè e il succo d'arancia. L'aceto acquisisce queste proprietà che combattono la sporcizia durante il processo di doppia fermentazione, in cui gli zuccheri semplici si convertono in etanolo con il lievito. L'etanolo si trasforma poi in acido acetico, in grado di sciogliere i depositi minerali e può essere utilizzato su molte superfici senza danneggiarle. Non è solo utile per pulire e rimuovere le macchie, ma anche per lucidare rame, ottone, bronzo e argento. Provalo in lavastoviglie. Darà quel tocco in più di pulizia naturale. Devi solo riempire mezza ciotola di aceto bianco e posizionarla nel cestello prima di avviare la lavatrice e poi goderti il risultato. In un piatto mescola due tazze d'acqua con due cucchiai di succo di limone. Accendi il microonde alla massima potenza per 8 minuti. Il vapore della soluzione verrà assorbito dalle incrostazioni sulle pareti del microonde e, una volta finito, sarà più facile da pulire e lascerà un fresco profumo di limone. Wow! Imbevi dei batuffoli di cotone con l'olio di chiodi di garofano e cannella e poi mettili in dei sacchettini all'interno del tuo armadio.
Le tarme e altri insetti non sopportano questi ingredienti, che quindi proteggeranno benissimo i tuoi vestiti. Con ingredienti simili puoi creare il tuo umidificatore con una stufa in inverno. Devi solo riempire una lattina con 2/3 d'acqua e aggiungere bastoncini di cannella, chiodi di garofano, scorza d'arancia e metterla sul fornello. Questo mix umidifica l'aria e diffonde un profumo rilassante. Se vuoi rendere meno visibili i graffi e i segni sui mobili in legno, strofinaci sopra una noce pecan. Le tue posate, sia quelle in acciaio che quelle normali, hanno perso la loro brillantezza? Mettile in una piccola padella con dell'acqua gassata. Lasciale riposare fino a quando le bolle non saranno completamente scomparse. L'acciaio brillerà come nuovo una volta tolte dall'acqua e pulite. Aggiungi dell'amamelide all'acqua del tuo ferro da stiro e mentre stiri i vestiti, invece dell'odore stantio tipico del ferro, avrai un profumo più dolce e più fresco. Negli angoli che non riesci a raggiungere con l'aspirapolvere, puoi usare un pennello per aiutarti a pulire accumuli di polvere sfuggiti a lungo. Ti sei attaccata la gomma da masticare a un dito? O forse l'hai sputata e ti sei attaccata ai capelli? Bene, strofinaci sopra dell'olio vegetale e lascia agire per qualche minuto, finché non riesci a rimuoverla. L'ammoniaca è sicura al 100% per l'ambiente, anche se può essere dannosa per la pelle. Tuttavia, è un ottimo prodotto per le pulizie. Versa una tazza di ammoniaca in una piccola ciotolina che andrai a mettere in forno. Assicurati ovviamente che sia spento e lascia riposare tutta la notte. La mattina dopo puliscilo con un panno umido. Vedrai che differenza, mentre pulisci facilmente lo sporco dai punti più ostili. I benefici naturali dell'ammoniaca la eguagliano alla candeggina. In bagno non solo fa brillare le piastrelle come nuove, ma rimuove facilmente la muffa. Una tazza di ammoniaca al litro svolgerà benissimo questo lavoro. Far passare mezzo limone lungo il lato di una grattugia per formaggio rimuoverà efficacemente le particelle di cibo appiccicoso. Ricordati giusto di sciacquarla con dell'acqua dopo. Così sarà più pulita e ti proteggerai le dita da eventuali tagli. Mi raccomando, conserva il succo del limone perché è un sostituto naturale della candeggina. Metti mezza tazza di succo di limone in un litro d'acqua e lascia i vestiti in ammollo per almeno un'ora. Dopodiché falli asciugare al sole. La stessa quantità si può usare anche in lavatrice per ravvivare i colori e schiarire i capi bianchi. Con un cucchiaio di succo di limone in un bicchiere e mezzo d'acqua puoi anche igienizzare gli orecchini, ma evita di usarli su oro e perle perché sono sensibili agli acidi presenti nei limoni. Usa un po' d'olio d'oliva e un po' di sale per lavare le padelle in ghisa dopo la cottura. Così rimuoverai ogni traccia di sporco dalla superficie della padella, facendola durare più a lungo. Puoi usare lo stesso metodo per smacchiare banchi e forni in acciaio inox, ma senza metterci il sale. Pulire delicatamente le superfici con una piccola quantità di olio d'oliva con un movimento circolare non solo rimuoverà i frammenti carbonizzati, ma ripristinerà anche la loro lucentezza. Come altri oli spremuti a freddo, l'olio d'oliva può riparare i graffi e ripristinare il colore e l'usura dei mobili in pelle. Devi solo tamponare una piccola quantità su un panno e strofinare delicatamente. Grazie alle proprietà antimicrobiche contenute nell'olio d'oliva, è un'alternativa incredibilmente sicura e naturale ai prodotti chimici. Altre varietà di oli, come il tea tree, sono ancora più ricche di benefici, con le loro proprietà antivirali e antimicotiche. Con dell'acqua distillata in un flacone spray e poche gocce di olio d'oliva, puoi creare il tuo detergente multiuso pronto all'uso. Questo è il modo giusto di usare una spazzola per capelli. Non usarla in orizzontale. Tienila in posizione verticale. Le setole sono allineate verticalmente. Se tieni la spazzola orizzontalmente, le setole inizieranno a piegarsi. Puoi verificarlo tu stesso e sentirai la differenza. Entri in una stanza e ti togli gli occhiali da sole. Dove li metti? Li tieni in mano o li appendi alla maglia? O magari li metti in tasca? La cosa migliore da fare è mettere gli occhiali nel taschino che si trova sul petto, in modo che le lenti siano rivolte all'interno e solo un'asta si trovi all'esterno. In questo modo i tuoi occhiali saranno protetti dai danni. Secondo le regole del Galateo, prima di entrare in un luogo specifico come un edificio o un ascensore, bisogna lasciare uscire chi è dentro. Questa semplice regola aiuta a evitare collisioni e situazioni imbarazzanti. Hai dei rulli di vernice in casa?
Diciamo che stai facendo una ristrutturazione e stai dipingendo le pareti. Hai visto quanta vernice finisce sul rullo? Le persone lo puliscono in diversi modi. Qualcuno lo lava con acqua o raschia la vernice con un coltello o della carta. Ma c'è un modo più semplice. È possibile acquistare una specie di lavavetri particolare. La forma si adatta perfettamente al rullo e raschia via lo sporco. Quando vai in un ristorante o al bar, ci sono sempre a disposizione degli stuzzicadenti. La maggior parte delle persone li usa in modo errato, pulendosi i denti subito dopo mangiato. Bisognerebbe prima recarsi in bagno e poi pulire i denti. Non è necessario strappare via lo strato di copertura dalla pastiglia della lavastoviglie. Questo strato è minuscolo, basta metterlo direttamente nella lavastoviglie e l'acqua lo scioglierà. Hai presente quella sensazione di felicità quando hai fame e trovi della pizza in frigo? Come la riscaldi? Puoi usare il forno a microonde o il forno tradizionale, ma c'è un modo alternativo. Scalda una padella antiaderente e metti la pizza su un lato. Poi aggiungi un po' d'acqua sull'altro lato. Copri la padella con un coperchio. Non ti ustionare. Dopo un paio di minuti togli la padella dal fuoco e assaggia la pizza. È perfetta, vero? Non fare movimenti troppo bruschi quando usi uno spazzolino elettrico. Dovresti usarlo molto lentamente. Le fibbie con bottoni sulle giacche hanno uno scopo. Sono state inventate per tenere saldamente le cinghie dello zaino sulle spalle, impedendogli di scivolare. Fai una prova. Sgancia le fibbie, metti lo zaino e riattaccale. Tieni il cartone del succo o del latte sempre con il foro di uscita rivolto verso l'alto. Quando versi il liquido, schizzerà molto meno. Abbassa sempre il coperchio del water prima di scaricare. Se lasciato aperto, piccole impercettibili particelle di acqua sporca schizzeranno dappertutto. Molte persone hanno un barattolo dosatore per spezie in cucina e credono che si debba scuotere con forza per far uscire le spezie. Se lo fai anche tu, fermati. Basta capovolgerlo e far scorrere il coperchio. Ora le spezie usciranno senza difficoltà. Hai l'alitosi? Cosa fai per accorgertene? Puoi alitarti tra le mani, ma questo metodo non è efficace. Piuttosto, leccati il polso. Non farlo con la punta della lingua, ma con la parte centrale. Poi annusa e... sì! Questo è quello che sentono gli altri quando gli parli. Uno dei modi per mantenere l'alito fresco è rimanere in silenzio. Quando parli molto la bocca si secca. Non riuscendo a umidificarsi con la saliva, molti batteri si accumulano al suo interno ed è così che si crea l'alito cattivo. C'è uno spazio vuoto tra i vetri dello sportello del forno. Puoi infilarci un pennello per pulire il vetro. L'apertura è in fondo. Apri il ripiano inferiore, poi spingi il pennello attraverso la fessura. Ci sono molti modi per separare il tuorlo dall'albume. Puoi usare dei cucchiai speciali o farlo con una bottiglia. C'è chi versa lentamente l'albume dal guscio. Nessuno di questi metodi è facile, soprattutto se lo fai per la prima volta. Ma puoi estrarre il tuorlo in modo molto più efficiente senza alcuno strumento. Basta versare l'uovo crudo in un piatto e togliere il tuorlo con le mani, ma prima ungi le dita nell'aglio. Lo sapevi che è meglio lavare il riso in acqua fredda prima di cuocerlo? L'acqua aiuta a separare i chicchi. Durante la cottura i chicchi di riso lavati non si attaccheranno. Questo renderà il riso soffice e buono. Il modo più semplice per sbucciare l'aglio è metterlo nel forno a microonde. Taglia la punta e mettilo nel microonde per 20-30 secondi. Fatto! Ora puoi sbucciarlo facilmente. Sai come aprire correttamente un pacco di spaghetti? Prendilo con entrambe le mani, tienilo in posizione verticale e colpisci la parte inferiore contro il tavolo. Non aver paura di metterci un po' di forza. Il lato inferiore del pacco deve toccare uniformemente la superficie del tavolo. Una leggera deviazione può danneggiare gli spaghetti. Puoi anche aprirlo colpendolo forte con il palmo della mano, ma questa opzione richiede più pratica. A quanto pare non è necessario avvolgere la valigia nel cellophane quando ti rechi in aeroporto. Puoi invece usare una maglietta. Ti basterà avvolgerci la valigia. In questo modo non sprecherai tempo o denaro per avvolgerla nella plastica. Ecco il modo giusto per chiudere un sacco della spazzatura. Non legare le due estremità tra loro. Tienile insieme verso l'alto, avvolgile su se stesse e poi fai un nodo. Ora sarà resistente e anche ermetico.
Ecco il modo migliore per aprire un sacchetto di patatine a una festa. Metti il sacchetto in orizzontale, piega un lato su se stesso e apri il sacchetto lungo il lato opposto. Metti il sacchetto sul tavolo con il lato aperto rivolto verso l'alto. Il ventilatore da soffitto ha due modalità di funzionamento, quella invernale e quella estiva. Devi trovare l'interruttore per fare il cambio di stagione. In modalità invernale la ventola solleverà l'aria e nella modalità estiva spingerà l'aria verso il basso per raffreddare la stanza. Se hai paura di perdere il tuo bagaglio in aeroporto, ecco un ottimo modo per ovviare a questo problema. Devi scattare una foto della valigia così da poterla mostrare al personale dell'aeroporto in seguito. Puoi anche acquistare un localizzatore GPS e metterlo in valigia. Funzionerà per circa 6 giorni e potrai usare il telefono per localizzare il bagaglio ovunque. Lo spazio extra sotto il forno non serve per riporre padelle e pentole, ci va il cibo appena cotto. Il calore del forno infatti manterrà il cibo caldo. È utile se aspetti gli ospiti e sono in ritardo. Non infilare la cintura dell'accappatoio negli anelli del lato della schiena. Tirala fuori e infilala negli anelli sul lato della pancia. Dopodiché, allacciala come preferisci. L'accappatoio aderirà perfettamente al corpo. Prendi un pacchetto caldo di popcorn dal microonde e senti che ci sono dei piccoli chicchi non scoppiati. Puoi sbarazzartene prima di aprire il pacchetto. Vedi questo foro in alto? Scuotilo su un piatto e i chicchi usciranno. Hai mai trovato dei piccoli pezzi di stoffa attaccati ai tuoi nuovi vestiti? Non sono delle toppe. Servono per fare una prova per vedere cosa succederà al tessuto in lavatrice. Se tutto va bene, puoi lavare quel capo in tutta sicurezza. Ecco un modo semplice per sbucciare un'arancia. Basta tagliare la parte superiore e inferiore e poi fare un'incisione lungo il centro. Ora puoi sbucciarla con facilità. Puoi aprire i contenitori di cartone del cibo cinese spandendo le pareti di carta e usandole come piatto. In questo modo il cibo si raffredderà anche più velocemente. I carrelli della spesa hanno un gancio per un motivo preciso. Non vorrete mica mettere la vostra giacca nel carrello vicino a un mucchio di patate e cipolle, vero? Appendetela all'occhiello, è lì per aiutarvi a organizzare meglio il carrello. I carrelli hanno anche una fantastica sezione in basso. Ogni volta che il carrello è pieno, basta sollevarla e attaccare un cestino per gli acquisti extra. Sollevate la parte in metallo, mettete il vostro cestino sulla barra orizzontale sopra le ruote e fissatelo con quei pratici ganci. Se vi è rimasto del fastidioso prezzemolo incastrato tra i denti, provate in questo modo. Dato che sarà difficile rimuoverlo usando del normale filo interdentale, fate un nodo e avrete lo spessore giusto. Le strisce sul dentifricio possono sembrare un po' strane. Vennero aggiunte come un espediente di marketing. Negli anni 70, una marca leader di dentifrici ha aggiunto una striscia blu per promuovere la doppia azione del suo dentifricio. I normali dentifrici bianchi funzionano altrettanto bene. Le setole blu sullo spazzolino da denti, invece, hanno una funzione. Col tempo perdono gradualmente il loro colore. Quando il blu è sbiadito, è il momento di cambiarlo. Avete mai notato quel piccolo buco sul fondo di un lucchetto? Il suo scopo nascosto è quello di far uscire l'acqua per evitare che si arrugginisca. È anche il luogo in cui lubrificare il lucchetto. Una goccia d'olio lì dentro renderà più facile l'apertura e la chiusura. La zigrinatura laterale delle monete non è casuale. La gente era solita eliminare o limare i bordi per poi fonderli in nuove monete. Grazie a questo design è facile capire se qualcuno ha modificato i bordi. Se avete problemi a sbucciare un'arancia, ecco un altro modo per aprirla. Per prima cosa, tagliate la parte superiore e inferiore. Fate una fenditura sul lato e apritela. Quella sporgenza sul tappo della vostra crema preferita è lì per un motivo. Normalmente i tubetti sono sigillati con una pellicola di alluminio. A meno che non vogliate rompervi le unghie cercando di aprirla, basta capovolgere il tappo e spingere. Il minuscolo disco di gomma sotto ogni tappo non serve solo per vedere se avete vinto una fornitura a vita di bevande, ma è ciò che mantiene il vostro drink frizzante. Il coperchio mantiene il liquido all'interno, mentre il disco di gomma il gas. Beh, finché non la bevete! Se usate il lato blu della gomma per cancellare la penna, i vostri quaderni saranno probabilmente tutti pieni di buchi. Il lato blu deve essere usato quando avete bisogno di cancellare qualcosa su una carta molto più spessa. Può essere utilizzata sia per la matita che per l'inchiostro, purché la carta sia spessa.
Le tue forcine per capelli potrebbero non rimanere al loro posto se le scanalature non sono rivolte nella giusta direzione. Dovrebbero essere sempre rivolte verso l'interno, vicino alla testa. Sono ancora lente? Spruzzate un po' di lacca proprio sulla forcina, prima di metterla nei capelli. Molte bottiglie di vetro di solito hanno una specie di rientranza sul fondo. Vi tornerà utile quando vorrete darvi un tono. Mettete il pollice nella rientranza e versate il contenuto. Il nome tecnico di questa rientranza è Punt. Le bustine dello zucchero del bar sono pronte per essere aperte in un modo nuovo e più semplice. Guardate come sono felici. Provate ad aprirle a metà. Niente più zucchero né pezzettini di carta sulle dita e anche il vostro caffè sarà più felice. La vostra confezione di dischetti di cotone ha quelle cordicine per essere appesa a un pratico gancio in bagno, ma non c'è bisogno ogni volta di allentarle per accedere al contenuto. Guardate il fondo del pacchetto. C'è una linea perforata. Apritela con cautela e siete pronte a iniziare. Le maniglie delle porte sono di solito in ottone, bronzo o qualche altra lega di rame. Perché? Sono materiali antibatterici e impediscono ai microbi di diffondersi. Bastano un paio d'ore e i fastidiosi microbi sono scomparsi. Ma non dimenticate di lavarvi comunque le mani. Le bottiglie hanno il collo lungo per un motivo preciso. Se volete mantenere una bevanda fresca, prendete la bottiglia dal collo, non dal corpo. Lo stesso vale per i flut. Il loro gambo consente al vostro drink di non riscaldarsi. Due cerniere, troppo? Forse, ma sono comunque utili se usate un ingegnoso dispositivo antifurto. Agganciatele insieme. Ora nessuno può aprire lo zaino. Non avete un lucchetto? Potete anche legarle insieme con dello spago o anche solo una graffetta. Qualsiasi cosa per bloccare quei borseggiatori. Quel minuscolo bottoncino sul retro del colletto di una camicia serve a tenere ferma la cravatta. Non vorrete che esca proprio lì dietro. I produttori di scarpe hanno a cuore i loro clienti e la maggior parte delle moderne scarpe da corsa hanno uno speciale sistema antivesciche preinstallato. Sembra un grosso dispositivo, ma in fondo sono solo quei fori in più sulla parte superiore delle scarpe da ginnastica. Fate un cappio inserendo il laccio dall'interno. Incrociate i lacci e inseriteli nei passanti appena creati. Tirate i lacci verso il basso per bloccare il piede in posizione. Ora potete correre. Ogni volta che comprate delle borse, scarpe e anche qualche prodotto alimentare, trovate sempre del gel di silice. Non buttatelo via. Quel gel assorbe l'umidità in eccesso, quindi ogni volta che le vostre scarpe sono un po' umide, buttateci dentro qualche pacchetto di gel durante la notte. Potreste aver sempre usato lo shampoo nel modo sbagliato. Ecco come fare. Non applicatelo sui capelli, ma sulle radici. La schiuma che si crea colerà comunque sui capelli. I margini di un quaderno non servono per prendere appunti extra o per fare pratica con gli emoji. Sono stati inventati per proteggere il lavoro delle persone. Diverso tempo fa era comune per gli uomini convivere con i topi. Queste creature affamate mordicchiavano le pagine, rovinando i libri e i manoscritti. Il problema venne risolto mettendo un margine per far iniziare a scrivere più lontano dal bordo, in modo che il roditore affamato non rovinasse la parte scritta. I bicchieri monouso di plastica sono l'elemento chiave per ogni barbecue, ma questi oggetti sono ancora più versatili di quanto pensassi. Si possono usare per misurare i liquidi. La riga inferiore equivale a 30 ml, la seconda equivale a 148 ml, mentre la terza equivale a 355 ml. Se vi piace il latte nel tè, provate questo suggerimento la prossima volta. Versatelo con l'apertura verso l'alto. Ne esce meno ed è più facile da controllare. I poggiatesta per auto vengono installati per migliorare il comfort, mentre quelli rimovibili aumentano la vostra sicurezza. Tirando fuori il poggiatesta, vedrete due robuste barre di metallo. Se mai doveste rimanere bloccati o intrappolati in un'auto, potete usare le barre per rompere il finestrino ed uscire. Le camicie delle donne hanno i bottoni a sinistra, anche se circa l'85% delle persone è destrorso. Sarebbe molto più sensato averle a destra. Il fatto è che ai tempi le donne più ricche avevano delle cameriere che le aiutavano a vestirsi, quindi per loro i bottoni a sinistra rendevano le cose molto più facili, non vi pare? La levetta sul vostro specchietto retrovisore ha una vera e propria funzione. Certo, tiene il vostro deodorante per auto, l'enorme dado peloso e forse un grande emoji sorridente, ma in realtà serve per far passare lo specchietto dalla modalità giorno alla modalità notte. Quando fuori è buio, la modalità notturna blocca il riverbero dell'auto dietro di voi. Il cucchiaio del McFlurry ha un manico quadrato per attaccarlo direttamente alla macchina del gelato. In questo modo il gelato e i topping vengono mescolati insieme, proprio nel vostro bicchiere.
fa risparmiare ai dipendenti un sacco di tempo e in più fa risparmiare acqua perché non devono lavare la macchina dopo aver servito ogni cliente. Alcune grucce in legno hanno una speciale funzione per riscaldare i vostri vestiti. Attenzione a non bruciarli. No, scherzavo, hanno però un aspetto migliore e sono più naturali. C'è anche un altro motivo per usarle. Sono fatte di cedro, un repellente naturale contro le falene. Suggerimento, aggiungete un po' di buccia d'arancia secca nel vostro armadio. Nessuna falena ci entrerà mai più. Odio dirtelo, ma i soldi non sono di carta, il che spiega anche il motivo per cui non crescono sugli alberi. La maggior parte delle banconote sono fatte per il 25% di lino e 75% cotone. Ecco perché sono così particolari al tatto e di aspetto. Nel XIX secolo le banconote erano fatte di pergamena, quindi facili da contraffarre, diversamente da ora. La Torre Eiffel si alza di quasi 15 cm in estate. Questo perché quando riscaldi una sostanza, le sue particelle iniziano a muoversi più attivamente e ad assumere un volume maggiore. Questo fenomeno si chiama espansione termica. Quando la temperatura si abbassa, la sostanza si contrae di nuovo. Questo effetto si vede di più nei gas, ma puoi osservarlo anche in liquidi e solidi, ferro incluso. È per questo motivo che le grandi strutture come i ponti vengono costruite con giunti di dilatazione, che permettono alla struttura un certo margine di manovra per espandersi e contrarsi senza danneggiarsi. Oh, come i miei pantaloni! Il miele può durare per migliaia di anni senza andare a male. Le api si posano sui fiori per raccogliere il nettare zuccherino, poi lo trasportano nel loro alveare e lo trasferiscono ad altre api operaie. Queste api riducono il contenuto d'acqua del nettare bevendo e rigurgitando ripetutamente il liquido. Vomito di ape. Degli enzimi speciali nel loro stomaco scompongono il glucosio in nettare acidificando la sostanza. Le api depositano questo nettare nel nido e iniziano a sventolarlo con le ali in modo che l'acqua evapori più rapidamente. Il miele ora è altamente acido e a basso contenuto di acqua, quindi al sicuro dal deterioramento. I batteri che fanno andare a male il resto del cibo non sopravvivono in condizioni tali. Molto tempo fa, i materassi non venivano rialzati da terra. Questa pratica iniziò nell'antico Egitto e prese poi piede in molte altre culture, finché non ci si rese conto che per terra faceva freddo e che se i letti fossero stati sollevati da terra ci si sarebbe potuti riscaldare più facilmente. Le case erano più esposte a correnti d'aria che passavano sotto alle porte. In più non c'erano i riscaldamenti, quindi bisognava trovare altri modi per stare al caldo. L'aria calda tende a salire e sicuramente stare più in alto è meglio che stare sul pavimento. Inoltre, così facendo, i letti rimangono puliti più a lungo. Nelle case di una volta i pavimenti erano molto più sporchi di quelli di oggi e lo sporco finiva dritto nei letti. Continuando sul tema, pensi che le persone siano naturalmente pulite e ordinate? Dopotutto, i nostri antenati, vissuti migliaia di anni fa, già usavano latrine e si pettinavano con i pettini. Insomma, si pulivano e tenevano pulito. Il nostro bisogno naturale di igiene e pulizia è guidato dal nostro senso di disgusto, il meccanismo che aiuta i nostri corpi a rimanere al sicuro, proteggendoci da diverse infezioni. Ecco perché siamo più sensibili a certi odori e cose, ma abbiamo ancora delle abitudini piuttosto disattente, tipo quando mangiamo sulla tastiera. Ehi, io non lo faccio mai, eh? Comunque, ci sono animali più ordinati di noi umani. Ad esempio, ai serpenti a sonagli piace tenere in ordine l'ambiente circostante. Alcuni di loro usano persino il loro collo muscoloso e la testa triangolare per spazzare via l'erba disordinata quando vanno a caccia. Molti animali, tra cui i rettili, amano sgomberare la strada quando vanno in cerca delle loro prede. Meno vegetazione c'è, più aumentano le possibilità di catturare il cibo. Anche gli uccelli canori amano tenere pulito, sbarazzandosi del cibo avanzato, di gusci d'uovo o di altri rifiuti nei loro nidi. In questo modo li rendono meno visibili ai loro nemici. Nel frattempo, nello spazio, le ombre sono più scure sulla Luna che sulla Terra. Questo perché l'atmosfera sulla Terra disperde più luce solare. Ma se potessi visitare la Luna, vedresti ombre così scure che non saresti in grado di vedere dove metti i piedi. Inoltre, noteresti impronte fresche sulla superficie lunare. L'essere umano non ci mette piede da qualche decennio, ma le impronte sembrano lasciate proprio ieri. Dal momento che non c'è né acqua né vento sulla Luna, nulla può cancellare queste impronte, così rimangono lì nella loro forma originale per milioni di anni. Quindi stai attento a dove metti i piedi, eh? Il nucleo della Terra contiene abbastanza oro per ricoprire l'intero pianeta. E se decidessi di farlo, il livello di questo metallo prezioso ti arriverebbe al ginocchio.
per migliaia di anni le persone hanno estratto oro e platino insieme a un mucchio di altri minerali preziosi nelle profondità del nostro pianeta. Ecco perché potremmo aver esaurito alcuni minerali in determinate aree. Ma la Terra ancora possiede tanti di questi giacimenti, specialmente vicino al nucleo. Ciò è dovuto agli innumerevoli meteoriti che si sono scontrati con il nostro pianeta durante il periodo della sua formazione, meteoriti che contenevano diversi minerali, compreso l'oro. A quei tempi la Terra non era ancora solida, motivo per cui la maggior parte dell'oro, un elemento pesante, andò in profondità fino al nucleo. E il mantello di silicato sopra il nucleo ha intrappolato enormi quantità di oro e di altri minerali. Purtroppo la maggior parte di essi non è raggiungibile dall'essere umano, dato che parliamo di 2900 km sotto la superficie e di temperature di migliaia di gradi. Insomma, troppo caldo. Certo, se dovessi andare nello spazio, una delle prime cose a cui penseresti sarebbe la tua tuta spaziale. Ma lo sai che è possibile sopravvivere nello spazio anche se non indossi protezioni? Beh sì, ma non dureresti più di 15 secondi, il tempo che ci vuole a perdere conoscenza, perché l'ossigeno smetterà di arrivare al tuo cervello. Nel 1965 un tecnico ha depressurizzato accidentalmente la sua tuta all'interno di una camera a vuoto. Ha perso conoscenza dopo 12-15 secondi. 27 secondi dopo, la sua tuta, fortunatamente, è stata ripressurizzata. L'uomo in seguito ha detto che ricordava l'umidità sulla lingua che iniziava a bollire. Ha anche perso il senso del gusto, che è tornato solo 4 giorni dopo l'incidente. Non puoi nemmeno trattenere il respiro nello spazio, quindi non avrai scampo. A un certo punto i polmoni ti si spaccheranno, perché al loro interno si espanderà l'aria. Anche l'ossigeno in altre parti del tuo corpo inizierà a espandersi, quindi ti gonfierai fino a raggiungere il doppio delle tue dimensioni normali. Quasi come la zia Marge di Dudley Dursley di Harry Potter. Beh, non proprio. Non esploderai solo grazie all'elasticità della tua pelle, che continuerà a tenerti unito. E anche i liquidi nel tuo corpo inizieranno a vaporizzare abbastanza rapidamente. Non ti piace, eh? No. L'oceano è blu a causa della luce solare. Quando splende il sole, l'acqua assorbe le lunghezze d'onda della luce arancione e rossa più lunghe e riflette le onde luminose blu più corte. Questo è possibile solo quando c'è un'enorme quantità di acqua. Quindi, più c'è acqua, più diventa blu. Ecco perché l'acqua che versi nel bicchiere non ha nulla in comune col meraviglioso blu oceanico. L'oceano svolge molte funzioni importanti. Per prima cosa, produce dal 50 all'80% di tutto l'ossigeno sul nostro pianeta, il che significa che ci mantiene in vita. Ma fa anche funzionare internet. Quindi, quando ridi di un video divertente di un cane o guardi le tue serie preferite, sì, devi ringraziare l'oceano per questo. La maggior parte dei cavi che alimentano internet, e quindi consentono a persone di tutto il mondo di utilizzarlo, corrono sott'acqua. Sono dei cavi di comunicazione sottomarini, chilometri e chilometri di cavi che attraversano il fondo dell'oceano. Ci sono barche speciali che si occupano di montarli, sono progettate apposta per questo. Per assicurarsi che nulla danneggi i cavi e la tua connessione, vanno posizionati su parti relativamente piatte del fondo oceanico. Infine, devono anche essere lontani da vecchi relitti di navi o da grandi ecosistemi oceanici. Alcuni di questi cavi hanno un rivestimento speciale che li protegge dai danni. In questo modo, nessuno squalo affamato o pesce curioso ha la possibilità di sgranocchiarli. Gli alberi parlano. Beh, non esattamente come fanno le persone, ma hanno il loro modo di comunicare. Le loro radici sono collegate attraverso una rete sotterranea di funghi, che è stata chiamata Wood Wide Web. Ah, grazie a questa rete, gli alberi possono condividere le risorse tra loro. È così che parlano. Usano questi funghi per trasmettersi nutrienti e acqua da un albero all'altro. Nelle foreste, infatti, c'è un albero madre, o un albero più forte e più anziano degli altri, che condivide con gli alberelli che crescono nelle vicinanze alcuni dei loro nutrienti e zuccheri. Grazie, mamma! Guarda tutti questi insetti che volano in giro in una bella giornata di sole. Pensi che si scottino al sole? Ebbene no! Quelli che trascorrono la maggior parte del tempo all'aperto non si scottano, perché i loro esoscheletri scuri contengono melanina. È così che bloccano i raggi UV. Ma gli insetti che vivono sottoterra e nell'acqua, o le creature notturne, hanno la pelle più chiara e più sottile. Se trascorrono troppo tempo all'aperto durante il giorno, possono effettivamente scottarsi o anche peggio, potrebbero essere mangiati. Se il tuo telefono va dal 15 all'1% molto rapidamente, significa che la batteria è vecchia o danneggiata. A volte quando la batteria è al 20%, il telefono potrebbe spegnersi all'improvviso, magari nel bel mezzo di una telefonata importante. Tutte queste situazioni indicano che la batteria non va e che devi cambiarla.
Se invece il tuo telefono rimane all'1% per molto tempo, significa che la batteria ha più capacità di quanto stimato. Nessuna batteria moderna può essere completamente carica o scarica. Puoi anche migliorarne la durata. Innanzitutto limita l'utilizzo dei widget. Non aggiungerne troppi e limita l'uso di quelli che richiedono molti dati per aggiornare le informazioni. Se non c'è motivo per cui il tuo telefono si scarichi così velocemente, pensa alla sicurezza informatica. Potrebbe essere che qualcuno ti stia spiando e abbia accesso ai tuoi dati. Come faccio a sapere queste cose? Sono un nerd. Ehi, smettila di ridere. Il telefono può surriscaldarsi per molte ragioni, tra cui uso eccessivo, app in esecuzione in background, software malfunzionanti, malware o troppo calore o sole. Nella maggior parte dei casi il calore non è un problema, ma se il telefono si surriscalda regolarmente potrebbe essere dovuto a seri problemi. Se il tuo telefono si scarica allo 0% ogni volta che esci in inverno, vai in impostazioni e controlla lo stato della batteria. Le batterie dei telefonini, come quelle ricaricabili, hanno componenti speciali che diventano meno efficaci col tempo. Se lo stato della batteria è inferiore all'85%, sostituiscila. Altrimenti il tuo dispositivo si scaricherà ogni volta che fa freddo. Quando acquisti un nuovo telefono, continua a caricare quello vecchio di tanto in tanto per ogni eventualità. L'essere scarico a lungo influirebbe sulla durata della batteria. Lo stesso vale per console, laptop, tablet e qualsiasi altro dispositivo. Se, mentre carichi il telefono, lo usi, confondi la batteria. In pratica il telefono cercherà di caricarsi, ma l'app o qualunque cosa tu stia usando divorerà tutta l'energia e il caricabatterie non riuscirà a caricarlo. Questi cicli ripetuti stancano la batteria e ne riducono la durata. Puoi anche ottimizzare la batteria chiudendo le app che apri e dimentichi di chiudere. Alcune app riducono la longevità del telefono, tra cui quelle dei social media. Tuttavia, questa cosa vale solo per gli Android. Se hai un iPhone, non fa differenza quante app sono in esecuzione in background, a meno che non si tratti di app di social media. Divoratrici, le chiamo io. Inoltre, nessuna app può aiutarti a non consumare batteria, quindi quelle che controllano l'utilizzo dello spazio di archiviazione e puliscono la memoria del telefono non sono utili. E puoi fare tutto da solo. I possessori di iPhone sanno che questi telefonini esauriscono rapidamente la memoria, anche se si eliminano alcuni file. Vai in impostazione, memoria e assicurati che le foto eliminate di recente siano effettivamente eliminate. In caso contrario, eliminale dall'archivio. I messaggi contengono file pesanti, quindi decidi per quanto tempo tenere un messaggio sul tuo iPhone. Nella cronologia dei messaggi tocca conserva messaggi. Per sempre è l'impostazione predefinita, ma puoi decidere se conservarli per un anno o solo 30 giorni. Aggiorna la memoria operativa del telefono per farlo funzionare meglio e più velocemente. Per iPhone vai su impostazioni, generali, accessibilità, tocco assistito e attivalo. Premi più, poi meno e infine il pulsante dell'accensione. Vedrai la barra di spegnimento. Premi il tocco assistito e tieni premuto il pulsante Home. Ecco fatto. Se vedi la notifica Immetti password, allora lo hai fatto nel modo corretto. È molto più semplice con un Android perché molti hanno il pulsante Cancella memoria nella sezione RAM. Sarebbe meglio non caricare il telefono in macchina. Le auto hanno meno elettricità di quella necessaria per una ricarica completa. Se utilizzi una porta USB a bassa potenza, il tuo dispositivo consumerà energia a una velocità più elevata di quella che la porta può gestire. Potresti persino danneggiare il caricabatterie. Alla fine, il telefono non sarà nemmeno carico. E se la tua auto non è il posto migliore, un'auto a noleggio è un grande no. In queste auto la porta USB è pubblica. Pensa alla sicurezza informatica. Per rendere la ricarica più sicura, utilizza il tuo adattatore. Non caricare il telefono in una stazione ferroviaria. È meglio trascorrere un paio d'ore su un treno guardando fuori dal finestrino, piuttosto che caricare il telefono in stazione prima di salirci. Nei luoghi pubblici c'è il grande rischio di essere hackerati e i dati possono essere estratti tramite la porta USB. Anche casa tua può essere pericolosa per ricaricare il telefono. Beh, solo in circostanze particolari, come quando ci sono dei fulmini. Non caricare il telefono durante un temporale. Ci potrebbero essere variazioni di tensione e ciò è stressante per il tuo dispositivo. Non è vero che la SIM card può monitorarti. La SIM stessa non può essere rintracciata, tutto dipende dal codice IMEI. Se il tuo cellulare è acceso, viene trasmesso al ripetitore più vicino. E anche se la SIM non può rintracciarti, l'iPhone ricorda tutti i luoghi che hai visitato. Vai in impostazioni, privacy, servizi di localizzazione, servizi di sistema.
il tuo telefono raccoglie i tuoi luoghi preferiti in posizioni frequenti. I dispositivi Android fanno lo stesso. Apri cronologia delle posizioni in Google Maps. Non caricare il telefono nei bar. Anche lì si è a rischio hackeraggio. Inoltre la capacità delle porte USB non è abbastanza potente, ma è sicuro se usi una presa normale e non una porta USB. Non è vero che il 4G consuma più dati del 3G. Le pagine che carichi sono le stesse, non importa cosa usi, 3G o 4G. È come mangiare una pizza, se una persona la mangia più velocemente dell'altra è una questione di velocità e non di dimensioni della pizza. Lo stesso vale per il 5G. Ora sono affamato. A proposito, se incroci un nerd come me con un golosone, otterrai Goloso Nerd. No dai, scherzo. Puoi controllare l'utilizzo dei dati, disattiva le app che li utilizzano. Disattiva il caricamento automatico dei file sul cloud. Sbarazzati di tutti gli aggiornamenti automatici. Se vuoi ascoltare un po' di musica o un podcast, scaricali in anticipo. Lo streaming consuma tantissimi dati. Il timer dell'iPhone è più utile di quanto immagini. Se ti piace addormentarti con la musica o un video di YouTube, come me, vai in orologio, tocca il timer e seleziona allo stop. Scorri verso il basso fino al pulsante interrompi riproduzione. Questa funzione chiude tutte le app multimediali, come la musica, qualsiasi finestra che riproduce suoni o video, e persino YouTube. È abbastanza utile se ti è capitato di svegliarti alle 3 del mattino a causa di un video iniziato automaticamente. Per iPhone tocca e tieni premuto il pulsante del timer, quello che vedi quando scorri verso l'alto nel menu di accesso rapido. Vedrai la scala temporale che devi far scorrere. L'unico inconveniente è che puoi impostare il timer per non meno di un minuto e non più di 2 ore. Lo stesso per la torcia. Tocca e tieni premuto per regolare la luminosità. Puoi scattare foto anche se non hai abbastanza memoria. Se hai esaurito la memoria ma devi assolutamente scattare una foto, ecco un trucco. Apri Instagram o Facebook e scatta la foto dalla selezione per creare un nuovo post. La troverai nel tuo rullino fotografico. Il rullino fotografico negli iPhone non memorizza solo le adorabili foto dei cuccioli. Tocca Seleziona nell'angolo in alto a destra, quindi tocca un'immagine. Nell'angolo in basso a sinistra vedrai un quadrato con una freccia. Cliccalo. Scorri verso il basso e vedi cosa puoi fare. Duplicarla, usarla come sfondo o persino nasconderla dagli impiccioni. Un altro modo per nascondere una foto è tagliarla per renderla molto piccola. Quando ne hai bisogno, ripristinala all'originale. E dal Goloso Nerd questo è tutto. Addio! Con i selfie che hanno conquistato il mondo dei social media, le compagnie telefoniche hanno dovuto adattarsi al modo in cui le persone tengono i loro telefoni e usano le loro fotocamere. Apparentemente, la maggior parte degli utenti inclina leggermente la testa a destra quando si scatta un selfie. Con la fotocamera situata nell'angolo sinistro, è più facile assicurarsi che la fotocamera sia in linea con la tipica inclinazione da selfie. Geniale! Ciò consente un aspetto più naturale, migliorando l'aspetto dell'immagine per farti venire bene. Anche le fotocamere sul retro generalmente si trovano sul lato sinistro. Ci spiace, Mancini, vengono progettate così perché i destrimani sono di più. Il Monte Everest potrebbe attirare tutta l'attenzione, ma il Mauna Kea alle Hawaii è tecnicamente la montagna più alta del mondo. È alta 10 km, dalla base alla vetta. L'unica cosa che non le permette questo titolo è che gran parte di questa montagna è sott'acqua. L'Australia è più ampia della Luna. La Luna, infatti, ha un diametro di oltre 3.400 km, mentre il diametro dell'Australia da costa a costa è di quasi 4.000 km. Anche se è più lunga, la Luna vince in superficie, oltre 38 milioni di chilometri quadrati. Oddio, è enorme! È tutto quel formaggio! L'anatidefobia è la paura che in qualsiasi momento, da qualche parte nel mondo, un'anatra o un'oca possano guardarti. Chi ne soffre non ha paura che l'anatra le si avvicini troppo o che lo tocchi, semplicemente non gli piace la sensazione di essere guardato. È stato descritto per la prima volta in un fumetto per mostrare come chiunque può avere paura di qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa può diventare una fobia. Un'anatra che osserva ogni mia mossa mi farebbe sicuramente agitare. E se starnazzassi? I corvi sono piuttosto bravi a riconoscere i volti delle persone e hanno persino scoperto che le ricordano per molto tempo. Questo potrebbe essere positivo o negativo, a seconda di quanto sei gentile con loro. Non vorrei mica imbatterti in un corvo che ti porta rancore. E non è facile riconoscerli, quindi meglio andare sul sicuro e trattarli tutti bene quando li incontri.
Nella città di Yoro, in America Centrale, si tiene un evento annuale noto come Pioggia di Pesci. Non è che le persone del posto possano scegliere se ospitare questo evento. Ogni anno, a maggio o giugno, un acquazzone torrenziale attraversa la città, lasciando una massa di pesci che galleggia per le strade. Si ritiene che il fenomeno sia causato da trombe o tornado d'acqua che portano via i pesci dal loro luogo naturale. Consegna di pesce gratis? Sì, grazie! Un fotone, ovvero l'unità di base della luce, impiega migliaia, forse milioni di anni per viaggiare dal nucleo del Sole alla sua superficie. Ma gli bastano solo 8 minuti e 20 secondi per arrivare al tuo occhio una volta in superficie. Ciò significa che la luce del Sole che vediamo è molto antica, più antica degli esseri umani. Wow! Ci sono solo 4 parole nella lingua inglese che finiscono per dose. Tremendous, horrendous, stupendous, hazardous. Sembrano i giudizi della mia prof di inglese. Sapevi che in inglese il singolare di spaghetti non è spaghetto? Eh sì, mentre noi in italiano usiamo la i per il plurale e la o per il singolare nel maschile, in inglese usano solo il plurale. Idem per gnocchi e ravioli, che dicono sempre al plurale. E poi dicono fettuccini anziché fettuccine. Lo sapevi? Se ti sbagli e mangi uno di quegli adesivi su mele, pesche e pere, non preoccuparti. Si possono mangiare anche se non sono davvero commestibili. Il tuo corpo se ne sbarazzerà come fa con tutto il resto. La colla che gli attacca al frutto è regolamentata dalla FDA, ma è comunque consigliabile lavare la frutta e rimuovere l'adesivo prima di mangiarla. I delfini non solo si chiamano per nome, ma hanno proprio dei nomi specifici per gli amici. Chissà come chiamano noi esseri umani. Guarda Frank, quelle scimmie spelacchiate sono di nuovo in acqua. La torta al cioccolato tedesca è una delle torte più deliziose che esistano. È in assoluto la mia preferita. Ma il suo nome non ha niente a che fare con il paese. Prende il nome da un panettiere americano di nome Samuel German, che ha preparato per la prima volta questa ricetta deliziosa nel 1852. La Torre Eiffel può diventare più alta di 15 cm in estate per l'espansione termica. Quando il ferro si riscalda durante giornate molto calde, le particelle di ferro si espandono e occupano più spazio. Due pianeti nel nostro sistema solare ruotano in modo opposto rispetto agli altri. Sono Venere e Urano, che hanno questa rotazione all'indietro. Venere ha anche il giorno più lungo di qualsiasi pianeta nel nostro sistema solare, perché impiega 243 giorni terrestri a completare una rotazione. Hai presente le pulcinelle di mare? Per nutrire i loro cuccioli, le pulcinelle portano fino a 10 pesci nel loro becco. Wow! Quando dormi non senti odori, né quelli cattivi né quelli molto forti. I nostri sensi del gusto e dell'olfatto vengono ridotti dal 50 al 20% se siamo su un aereo in volo. Questo è il motivo per cui il cibo degli aeroplani sa sempre di cartone oppure è troppo salato. Mi sembra una scusa piuttosto conveniente per le compagnie aeree. Guarda gli annunci di orologi. Di solito l'ora sul display segna le 10:10. Ciò è dovuto all'effetto positivo che ha. Sembra un sorriso e di solito il nome del marchio dell'orologio è direttamente sotto il 12. Stewardesses è la parola più lunga che viene digitata solo con il lato sinistro della tastiera. Questa parola non si usa molto, perché la maggior parte delle persone dice invece flight attendant. Chi li chiama con un «Ehi tu!» viene invitato a scendere dall'aereo nel bel mezzo del volo. La parola inglese più lunga è composta da ben 189.819 lettere. Non la spiegherò qui, ma è il nome completo della grande proteina soprannominata titina. Per dirlo ad alta voce servirebbero più di 3 ore. Quindi fai uno spuntino e rilassati, perché staremo qui per un po'. Nah, non ti farei mai una cosa del genere. Eunoia, lunga 6 lettere, è la parola più corta della lingua inglese che contiene tutte e 5 le vocali principali. Eunoia significa bel pensiero o mente sana. È usato raramente di questi tempi in campo medico e se ne avessi 2 avresti una paraeunonia. No, scherzo. Le sfere di vetro possono rimbalzare più in alto di quelle di gomma. Quando una palla di gomma colpisce una superficie, si deforma prima di tornare alla sua forma originale e in questo processo si disperde molta energia. Le palle di vetro invece non si comprimono e mantengono energia per il rimbalzo. Senti qua, i canguri non possono camminare all'indietro.
I loro lunghi piedi e la coda pesante gli rendono impossibile camminare avanti o indietro. Possono muoversi da un lato all'altro con incredibile agilità, ma saltare all'indietro gli è impossibile, a causa di quella coda grande e muscolosa. Quindi saltelliamo. La creatura più solitaria sulla Terra è una balena che per un sacco di tempo ha cercato un compagno. I ricercatori hanno identificato questo richiamo insolitamente intenso decenni fa, un richiamo che a quanto pare non ha mai ricevuto una risposta. Questa balena sconosciuta è chiamata solitaria perché comunica una frequenza non utilizzata da nessun'altra balena nell'Oceano Pacifico. Che triste. Sapevi che gli uccelli lira possono imitare quasi tutti i suoni che sentono, comprese le motoseghe? Le specie australiane non copiano solo altri uccelli, ma anche altri animali, come koala e cani. In cattività copiano anche suoni artificiali, come allarmi per auto, camion e motoseghe. L'emisfero settentrionale ospita circa il 90% della popolazione mondiale. Non c'è da stupirsi che le strade siano così affollate. Il puma ha più nomi di qualsiasi altro animale. Al puma sono stati dati oltre 80 nomi. Puma, leone di montagna, pantera e catamount sono la stessa cosa. Basta non confonderli con linci rosse, linci, giaguari o leopardi, non lo apprezzano. La maggior parte delle persone non riesce a leccarsi il gomito perché la lunghezza del braccio e il tipo di flessibilità delle articolazioni rendono questa cosa impossibile per molti. Il tuo gomito è abbastanza in basso sul braccio per poter essere raggiunto. Dai, prova! Aspetto. Va bene, il tempo è scaduto. Polpi e calamari hanno becchi come uccelli. Il becco è fatto dello stesso materiale di cui sono fatte le nostre unghie, cheratina. Possono anche adattarsi a tutto ciò che riescono a prendere e quindi scappare come dei veri maghi. Non tu, Udini! Ci sono oltre 31 milioni di secondi in un anno. Di recente abbiamo scoperto questo piccolo camaleonte in Madagascar. Lungo circa 2,54 cm, ha le dimensioni di un seme e sta sulla punta di un dito. È soprannominata Nano Lucertola e fa riflettere su quante creature minuscole potrebbero nascondersi lontane dagli occhi di scienziati e ricercatori non ancora scoperte. Facciamo due calcoli in inglese. 11 plus 2, 13, ovviamente, e 12 plus 1, 13. Le 13 lettere che compongono queste frasi sono uguali tra loro, perché si tratta di anagrammi. Wow, anagrammi, omonimi e anatidefobia. Buono, ma non dolce come la mia torta al cioccolato tedesca. Ehi, mi servirà qualche secondo. Stai provando un paio di jeans, un vestito o una giacca e stai per infilare la mano nella tasca quando ti rendi conto che non c'è spazio. La tasca semplicemente non esiste. Ma perché mai qualcuno dovrebbe creare tasche in cui non si può mettere nulla? Ah, mi raccomando, raccogli il telefono dal pavimento. Il motivo per cui esistono tasche finte è semplice. Se un capo di abbigliamento ha un taglio o una forma specifica, le tasche possono rovinarlo. Possono alterare la forma del capo in magazzino o in negozio. La soluzione? Eliminare le tasche. Inoltre, le tasche finte sono ovviamente più economiche e non si deformano. È interessante notare che questa pratica risale al XVII secolo. A quell'epoca le tasche erano effettivamente rimovibili. Assomigliavano a piccole borse e le donne, ad esempio, potevano spostarle da un abito all'altro. Purtroppo però erano anche molto comode per i borseggiatori. Potevano afferrare una tasca e scappare via. In seguito gli abiti sono diventati più slanciati e delle tasche sottili vennero cucite direttamente nei vestiti, invece di essere applicate come borsette. Si pensava che questo rendesse più attraenti le silhouette. Ma presto divennero di moda gonne ancora più aderenti e le tasche sparirono. E più tardi comparvero le borse. Oggi la maggior parte delle tasche sono vere, ma alcune potrebbero non esserlo. Come possiamo assicurarci allora di non trasformare una tasca finta in un buco pensando che sia vera? Prima di tutto osserva le cuciture lungo il bordo della tasca, nel punto in cui dovrebbe aprirsi. Se vedi un filo allentato, tagliane un pezzo e inizia a tirare delicatamente. Se la tasca è vera, il filo si sfilerà facilmente. Ma se senti che la cucitura non si muove, probabilmente è finta. In questo caso, lascia perdere. Passiamo ora ad altri oggetti di uso quotidiano che potrebbero nascondere qualche segreto. Ad esempio, le linee su alcune patatine. Da un lato aiutano a distribuire le spezie e i condimenti. In altre parole, tutte le sostanze che danno alle patatine quel sapore di formaggio si trovano proprio lì. Dall'altro, le linee rendono le patatine più croccanti. Gli evidenziatori hanno uno speciale inchiostro fluorescente e semitrasparente che può brillare in condizioni di scarsa illuminazione. Quelli gialli e verdi sono i più usati perché non impediscono di vedere il testo dopo averlo fotocopiato in bianco e nero.
Le fotocopiatrici percepiscono il giallo e il verde come quasi inesistenti e non li stampano. In passato i primi jeans avevano un problema. Gli operai e i minatori, ovvero i primi portatori di jeans, lavoravano indossando il povero capo di abbigliamento. Per lo stress a cui era sottoposto, le cuciture non resistevano e si strappavano. Per evitarlo furono inventate delle minuscole borchie metalliche. La maggior parte delle cerniere metalliche ha un blocco al suo interno. Ecco perché non bisogna lasciare la cerniera rivolta in su. Quando la si tira verso il basso si blocca. Tutto questo grazie a diverse piccole scanalature nascoste. Quelle linee orizzontali sulle bottiglie di plastica servono a tenerle in piedi. Alcune sono in plastica morbida. Senza le linee non manterrebbero la forma. Al contrario, si attorciglierebbero facilmente o si romperebbero. Il bagno schiuma non esiste solo per divertire o profumare. Aiuta a regolare la temperatura. Le bolle mantengono l'acqua calda e tu puoi goderti il bagno più a lungo. Hai mai notato quello strato di liquido trasparente nelle penne gel? Si tratta del cosiddetto liquido d'arresto dell'inchiostro. Il gel di queste penne contiene particelle di pigmento disciolte in una soluzione polimerica. Il gel deve essere abbastanza denso da mantenere in sospensione le particelle di pigmento, ma anche abbastanza sottile da scorrere prima sulla sfera e poi sulla carta. Il compito principale del liquido d'arresto è fare da barriera per evitare che il gel evapori o fuoriesca. Senza la penna gel non funzionerebbe. Il liquido rimane sempre nella stessa posizione, non si scioglie con il gel, non scorre all'indietro nella penna e non fuoriesce. I fori sul fondo degli auricolari consentono all'aria di circolare verso l'alto e attraverso gli altoparlanti. Ciò aumenta le basse frequenze, rendendo i bassi più profondi. Migliora anche la qualità del suono. Alcuni contenitori di plastica per il latte presentano ammaccature sui lati. Non riescono a parcheggiare senza subire danni. No, me lo sono inventato. Queste ammaccature hanno diverse funzioni. Innanzitutto, quando il latte si deteriora, il suo contenuto si gonfia a causa di un aumento della pressione interna. In questo caso l'ammaccatura è utile. Si espande e non fa esplodere la caraffa. Inoltre, se congeli il latte, questo si dilaterà, come qualsiasi altro liquido. Anche in questo caso, la rientranza evita che il contenitore si rompa nel congelatore. I finestrini degli aerei hanno bordi arrotondati. È una misura di sicurezza fondamentale perché previene gli incidenti aerei. I punti deboli sono solitamente gli angoli. Se i finestrini degli aerei fossero quadrati o rettangolari, ognuno avrebbe 4 potenziali punti deboli. Sotto pressione crollerebbero. Se osservi da vicino i cavi di un tram, noterai che i fili di contatto vanno a zigzag avanti e indietro, invece di procedere in linea retta. Il fatto è che tutti i tram hanno un pantografo sul tetto. La parte superiore del pantografo viene gradualmente consumata dal filo e alla fine va sostituita. Per usurarlo in modo uniforme, il filo non è installato dritto lungo il percorso del tram, ma a zigzag. Mentre il tram si muove, il pantografo scorre lungo il filo e si consuma in modo uniforme. Ti sarei chiesto perché alcune taniche di benzina hanno 2 fori con dei tappi, uno più grande e uno più piccolo. Prima pensavo che il foro piccolo servisse per versarla in un contenitore più piccolo, ma mi sbagliavo. Succede, a volte. In realtà il tappo va tolto prima di versare la benzina nel foro più grande, per evitare che trabocchi e si sparga sui vestiti e sul terreno. La maggior parte delle asole di una camicia sono verticali, ma quelle superiori e talvolta inferiori sono orizzontali. Il motivo è semplice. Questi 2 bottoni si sfilano più spesso degli altri. Fortunatamente i produttori hanno trovato una soluzione. Che ingegno! I bottoni tendono a sfilarsi meno dalle asole orizzontali. Le bustine di zucchero o di sale sono più facili di aprire di quanto pensi. Non è necessario strappare un'estremità. Il modo giusto è, infatti, quello di strapparle al centro. Alcuni stivali hanno dei passanti sul retro. Il loro scopo è aiutare a infilare le scarpe più facilmente. Basta tirare il passante mentre si spinge il tallone nella scarpa. Si possono anche usare per appendere gli scarponi a un gancio quando sono sporchi o per farli asciugare dopo il lavaggio. Oppure puoi far passare i lacci attraverso il passante se vuoi legarli intorno alla caviglia. A bordo di un aereo potresti notare un piccolo triangolo sul tuo sedile. Questi triangoli indicano al personale di bordo i punti migliori per controllare il flap dell'aereo dal finestrino. Se le scarpe sono molto scivolose, basta prendere un po' di carta vetrata e strofinarla sulle suole per migliorarne la trazione. Diventeranno più aderenti e potrai usarle anche sotto la pioggia. Se pratichi diversi fori sul fondo di un bidone della spazzatura, inserire e togliere i sacchi della spazzatura diventerà più facile. Non si attaccheranno. Il gel di silice si trova di solito nelle borse, nelle scarpe e in molti altri oggetti in vendita. Questo gel assorbe l'umidità in eccesso. Non buttarlo via. Ogni volta che le scarpe si bagnano, mettici dentro qualche bustina di gel. Il thermos non è stato inventato per tenere caldo il caffè. È stato creato da uno scienziato scozzese che cercava un posto sicuro per mantenere le sue sostanze chimiche a una temperatura stabile.
Così prese due bottiglie, mise la più piccola in quella più grande e aspirò l'aria tra le due. Beh, grazie per l'idea. Ok, oggi ti mostrerò cose che non hai mai visto e ti dirò cose che non hai mai sentito. Wow, tutto in un video, che affare! Ad esempio, questi distributori di bevande nei fast food. Tutti ne vediamo il lato positivo, ma ti sei mai chiesto da dove viene tutta questa soda? Lascia che ti porti dietro le quinte. Ta-dam! Si scopre che è una pila di scatole con tubi. Quindi, quando la bevanda finisce, i dipendenti cambiano la scatola e ricollegano il tubo. Ok, diamo un'occhiata a un altro paio di posti. Questo è, ad esempio, ciò che vedrai se tagli lo schermo di un Mac aperto. Ed ecco cosa si nasconde dietro le asciugatrici in una lavanderia a gettoni. Oggi, 4 famiglie su 5 negli Stati Uniti usano un'asciugatrice, ma non erano così accessibili quando apparvero per la prima volta negli anni 50, perché erano troppo costose per il proprietario di casa medio. Fare la spesa non è una pratica insolita e tutti noi siamo passati davanti ai frigoriferi dei latticini un milione di volte. Ma ti sei mai chiesto cosa c'è dietro? Si scopre che sono solo scaffali e i dipendenti del negozio impilano i prodotti dall'altra parte. Ha perfettamente senso, ma non l'avrei mai immaginato così. Questa foto mostra cosa c'è dietro i pulsanti dell'ascensore. Ovviamente un mucchio di corde. I pulsanti sono tutti collegati a un computer che gestisce l'ascensore. Come fa il computer a sapere dove si trova l'ascensore in un determinato momento? Esistono diversi sistemi possibili, ma il più comune è un lungo nastro verticale nel fusto, con una serie di fori. Un sensore conta il numero di fori superati, ed è così che viene determinata la posizione. Ok, ci sono anche un paio di cose comuni che tutti conosciamo, ma il cui scopo rimane un mistero per la maggior parte. Quindi lascia che condivida questi segreti con te. Quei rivetti di metallo sui jeans sono lì fin dall'inizio. Jacob Davis, l'uomo iconico che ha realizzato il primo paio di jeans, ha aggiunto rivetti di rame nei punti in cui è più probabile che i pantaloni si strappino. Oggi hanno più uno scopo decorativo e distintivo, poiché sono un attributo tradizionale dei jeans che tutti conoscono. Scommetto che sai che ci sono passanti extra su alcune scarpe. No, non sono per il sudore o la ventilazione. Quelli sono occhielli extra per i lacci, proprio come gli altri che usi, ma sono lì per allacciare la scarpa intorno alla caviglia per evitare che il piede si muova all'interno se stai facendo escursioni e salendo e scendendo colline e sentieri. Hai notato quelle cinture che molti cappotti e giacche hanno sul retro? Si scopre che sono apparsi per la prima volta su giacche militari oversize in modo che il tessuto extra potesse essere raccolto sul retro e la persona non inciampasse durante il lavoro. Oggi quelle cinture vengono aggiunte solo per stile e tradizione. La maggior parte degli articoli di abbigliamento che acquisti viene fornita con una piccola borsa di tessuto o un bottone. I bottoni, ovviamente, possono essere sostituiti se hai perso quello originale. I pezzi di tessuto possono servire a due scopi. Puoi rattoppare il buco, ma lo scopo principale è quello di fornirti un campione di panno, così puoi usarlo per testare diversi prodotti di lavaggio su di esso e vedere cosa succede al tessuto. Ecco i pom-pom sui cappelli di lana. Sapevi che nel XVIII secolo i marinai indossavano cappelli con pom-pom per proteggersi la testa? La gente normale li indossava in Scozia e il colore di un pom-pom indicava lo status sociale della persona. La gente è tornata a indossare cappelli con quei graziosi oggetti decorativi durante la Grande Depressione. Sono fatti di filato di ricambio, quindi era un modo economico per decorare il tuo cappello. Se hai notato, alcuni marciapiedi hanno dei rilievi. La maggior parte delle persone non presta loro molta attenzione, ma sono molto importanti per le persone ipovedenti. Segnala una salita che poi porta ad un passaggio pedonale. Inoltre, diversi modelli segnalano cose diverse. Hai notato che l'icona di un serbatoio di benzina sui cruscotti delle auto ha accanto una piccola freccia? Bene, la freccia ha uno scopo. Indica il lato dell'auto dove si trova il serbatoio. Molto utile per le persone smemorate che si chiedono costantemente da che parte sia, e anche per coloro che ogni tanto guidano a noleggio. La risposta è proprio davanti ai tuoi occhi. Se non riesci a trovare la freccia sul pannello, il tubo del carburante sull'icona indica invece il lato. Sul retro di molti prodotti per il trucco e l'igiene puoi trovare questo simbolo con una marcatura come 6M, 12M, 24M.
Questo è il numero di mesi che questo prodotto può servire prima che tu debba buttarlo via. Potresti sapere che i fischietti funzionano perfettamente anche se non hanno quella palla dentro. Eppure ce l'hanno, ma perché? Anche se c'è suono senza la palla, il rumore che crea è molto piatto e non è abbastanza distinguibile. Quando il fischietto ha una pallina dentro, allora inizia a muoversi ad ogni colpo, creando toni diversi e rendendo il rumore più evidente. Anche i bastoncini dei lecca-lecca hanno quei fori quadrati all'estremità dei loro bastoncini per un motivo. Quando la caramella viene messa sul bastoncino, una parte va nel buco, fissando la parte della caramella. In questo modo è meno probabile che la pallina di caramella o qualsiasi altra forma cada dal bastoncino. Sì, è un peccato quando succede. Il metro a nastro ha un perno di metallo all'estremità. La maggior parte delle persone sa che puoi usarlo per attaccarlo al lato della superficie che misuri, ma non è l'unica cosa interessante. Guarda, c'è anche una piccola fessura. Questa fessura può essere usata per appenderla a un chiodo, per liberare le mani e continuare a misurare. La parte inferiore dell'estremità del nastro ha un bordo increspato, ti aiuterà a fare un segno. Ti sei mai chiesto perché la lama del nastro è curva? Bene, aiuta a tenerlo increspato quando esteso. Dai un'occhiata più da vicino alla lama. Oltre a numeri e segni, ci sono anche diamanti neri. Quelli sono lì ogni 50 cm e sono utili per i lavoratori edili per i travetti di ingegneria spaziale. Possono anche esserti utili se vuoi appendere qualcosa di pesante, per esempio. Il diamante segnerà il centro esatto di uno dei perni, messi a 40 cm di distanza l'uno dall'altro, e puoi perforare qualcosa per assicurarti che tutto ciò che appendi sia attaccato in modo sicuro alla stessa distanza. La maggior parte delle monete ha delle creste e questa è l'eredità dei vecchi tempi. Vedete, in passato tutte le monete erano collegate a uno standard argento. La quantità di argento utilizzata in una moneta era proporzionale al valore della moneta, quindi più argento veniva usato per fare la moneta, più alto era il suo valore. Ciao Silver, ricordi il film Lone Ranger? Silver era il nome del suo cavallo. Non importa. Ad ogni modo, tutte le monete contenevano metallo prezioso e alcune persone iniziarono a raschiare i lati. Non su una, ma se fatto su tante monete si poteva ottenere un bel po' di metallo prezioso. Quindi per evitare frodi, i bordi sono stati realizzati con creste per motivi di sicurezza. Se qualcuno tentasse di raschiarle, le creste scomparirebbero e nessuno accetterebbe più quella moneta. Attenzione! Oggi nessuno fa monete d'argento, le monete rappresentano solo il valore, ma le creste sono una specie di patrimonio culturale. E infine un tipico contenitore americano per il latte che ha una specie di nicchia su uno o più lati. A differenza dei cerchi nel grano alieni, questa rientranza è lì per renderla più resistente e per evitare che scoppi nel caso in cui cada a terra. Inoltre, offre più spazio per l'espansione del liquido e con l'avvicinarsi della data di scadenza, i microbi nel latte iniziano a espellere alcuni gas. Poiché ce ne sono altri intrappolati all'interno, la pressione all'interno aumenta. Questa forma permette l'espansione e impedisce al contenitore di esplodere. E le mucche sono molto felici che il loro duro lavoro non sia andato sprecato. Muuu! Scommetto che non è quello che immaginate quando pensate agli anacardi, ma un utente di Reddit li ha trovati così in un negozio in Brasile. Si è scoperto che non sono vere noci. Gli anacardi emergono dalla punta di una mela di anacardi. Esiste una parola speciale per indicare un frutto con un seme all'interno, drupa. Quindi gli anacardi sono drupe, proprio come le mandorle e i pistacchi. Il Brasile è la patria degli anacardi. L'albero fu portato in India dai portoghesi a metà del XVI secolo. Da lì si è diffuso in Asia e poi in Africa occidentale. Oggi queste regioni sono i maggiori produttori di anacardi. I maggiori consumatori sono gli Stati Uniti, da cui proviene il 90% del raccolto mondiale. Visto che parliamo di alimenti, ve ne mostrerò un altro paio. Questo, ad esempio, è il modo in cui crescono gli ananas. Inoltre, l'ananas non è uno di quei frutti che crescono velocemente. Impiega da 16 a 24 mesi per crescere fino a poter essere raccolto. Inoltre, una pianta può produrre al massimo 3 ananas nel corso della sua vita. Curiosità: un tempo ogni segmento dell'ananas era un fiore. Vi siete mai chiesti perché le melanzane si chiamano così?
Probabilmente non avete mai visto una melanzana crescere, quindi ecco una foto. Ora ha senso, sembrano letteralmente mele in crescita. Inoltre, le melanzane non sono ortaggi, dal punto di vista botanico sono bacche, proprio come le angurie. Inoltre, le melanzane non sono solo viola. Possono essere anche bianche, verdi e persino viola con strisce bianche. Non indovinerete mai cos'è. Sembra un bouquet di fiori, ma sono broccoli non ancora raccolti. Quei fiori sono in realtà commestibili. I broccoli sono conosciuti da almeno 2000 anni. Erano il cibo preferito degli antichi romani. Ma sono comparsi in Nord America solo negli anni 20. Furono gli immigrati italiani a portarli in California e a iniziare a venderli. Oggi gli Stati Uniti sono il terzo produttore di broccoli, dopo Cina e India. Ecco come si trasforma un carciofo se lo si lascia fiorire. Il carciofo è in realtà un fiore non sbocciato. È anche uno degli alimenti più antichi che l'uomo conosca. Ricordate che un ananas impiega circa 2 anni per produrre frutti e che una pianta può portare solo 3 ananas nel corso della sua vita, se è fortunata? Una pianta di carciofo produce 20 carciofi all'anno ed è una delle verdure più salutari quando si parla di antiossidanti. Ecco la foto di una tartaruga addormentata. Molte di loro dormono all'interno del guscio, è un istinto per proteggersi dai predatori. Tuttavia, alcune tartarughe non possono rientrare nel guscio e dormono in posizioni simili a questa. Questi animali sono attivi durante il giorno e dormono di notte. La quantità di sonno di cui una tartaruga ha bisogno dipende dalla specie. Può variare da 10 ore a una sola. In media una tartaruga fa un pisolino di 4-6 ore. Il fattore più importante per una tartaruga quando va a dormire è trovare un posto sicuro. Possono nascondersi sotto le foglie o in buche nel terreno. Avete mai visto le zampe di un camaleonte? Non c'è di che. Quando parliamo di zampe anteriori, queste hanno 2 dita sul lato interno del piede e 3 sul lato esterno, mentre per le zampe posteriori è l'opposto. I camaleonti vivono sugli alberi e le loro zampe li aiutano ad arrampicarsi meglio. Tutti conosciamo la capacità unica dei camaleonti di cambiare colore, ma non lo cambiano per mimetizzarsi. In realtà il colore dipende dall'umore del camaleonte, dalla temperatura, dall'umidità e dalla luce. Inoltre, sapete che alcuni di loro hanno una lingua lunga il doppio del corpo? Avete mai visto la bocca di un'oca da vicino? Hanno i denti, solo che si chiamano becchi. Le oche sono creature molto fedeli. Non è una leggenda che un anatroccolo si leghi al primo stimolo mobile che vede dopo la schiusa. Non importa se si tratta di un'oca, di una persona o anche solo di un oggetto. Rimarranno legati a quella creatura o a quell'oggetto fortunato per tutta la vita. Le oche si accoppiano per tutta la vita e sono molto protettive nei confronti della loro prole. Se perdono una persona cara, la piangono. Inoltre, se un'oca del gruppo si ammala o si ferisce, un paio di altre oche restano con lei per proteggerla e prendersene cura. Questo simpatico amico è un alligatore appena nato. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto carino. Questo piccolo ha già circa 60 denti. Inoltre, non è il DNA a determinare il sesso di un alligatore. È la temperatura. Se le uova sono state deposte quando faceva caldo, si schiuderanno alligatori maschi. Se sono rimaste a temperature più basse, allora ci saranno molte femmine. Dopo la schiusa, un alligatore impiega 10 anni per maturare. In generale, gli alligatori vivono circa 35 anni in natura. Inoltre, gli alligatori non possono vivere in acqua salata. A differenza dei coccodrilli, non hanno ghiandole speciali per espellere il sale dal corpo. E questo è un piccione appena nato. Scommetto che avete visto migliaia di piccioni nella vostra vita, ma probabilmente non ne avete mai visto uno appena nato. Questo perché i piccioni appena nati restano nel nido per circa 6 settimane, più a lungo di qualsiasi altro uccello. Quando escono sembrano quasi dei piccioni adulti, quindi non c'è da stupirsi che non abbiate mai notato la differenza.
Inoltre, questi animali sono forse i primi uccelli addomesticati dall'uomo. Sono anche esperti di navigazione. Possono ritrovare la strada di casa da 2100 km di distanza. È più della distanza tra New York e la Florida. Si ritiene che i piccioni abbiano un senso dell'orientamento innato. Nell'antichità i piccioni consegnavano la posta. Questa è la bocca di una mucca. Queste spazzole sono chiamate papille coniche e le aiutano a spostare il cibo all'interno della bocca. Inoltre, le mucche hanno un campo visivo di 330 gradi, quindi c'è poco che possa sfuggire alla loro attenzione. Ricordate che alcune tartarughe hanno bisogno solo di un'ora di sonno al giorno? Le mucche dormono ancora meno, circa 30 minuti al giorno. E questo tempo è suddiviso in 6-10 brevi periodi di sonno profondo. Questi animali si sdraiano per circa 10 ore al giorno, ma per il resto del tempo si muovono, coprendo distanze piuttosto lunghe. Inoltre bevono circa 100 litri d'acqua al giorno. Riuscite a indovinare cos'è questo? È sabbia con un ingrandimento di 300 per. La sabbia è una roccia frantumata in micro pezzi dopo un'erosione durata milioni di anni. Inoltre, comunità di microbi vivono su un singolo granello di sabbia. Le cose possono diventare molto piccole in questo mondo. Anche se ce n'è molta, la sabbia è comunque un materiale prezioso. La sabbia è il principale componente del cemento. Inoltre, alcuni paesi, come gli Emirati Arabi Uniti e Singapore, hanno spedito tonnellate di sabbia per estendere il loro territorio creando altre isole. A quanto pare i seni paranasali hanno questo aspetto. Sono spazi vuoti nelle ossa del viso, dietro la fronte, il naso, gli zigomi e tra gli occhi. Sono molto importanti perché producono muco, un fluido che filtra, riscalda e idrata l'aria che respiriamo. I seni paranasali aiutano anche a percepire i sapori. Senza questa capacità, il cibo sarebbe molto meno delizioso. Questo è l'interno di una palla da bowling. Si può notare che non è simmetrico, quindi il peso non è distribuito uniformemente. Questo permette alla palla di fare delle curve. A proposito, sapete che il bowling è apparso 5.000 anni fa nell'antico Egitto? Sì, non è uno sport nuovo ed era popolare in tutto il mondo. Le regole e le attrezzature erano però diverse. La prima pista da bowling fu costruita solo nel XIX secolo a New York. Questa è una confezione dimenticata di zucchero filato. In conclusione, non dimenticatelo, altrimenti si ridurrà in nulla. Lo zucchero filato è composto solo da due ingredienti, zucchero colorato e aria. Quindi ora conosciamo l'unico ingrediente al mondo che è finora libero, l'aria. Inoltre, un filo di zucchero filato è più sottile di un capello. A proposito, il 7 dicembre è la giornata nazionale dello zucchero filato. Spero che abbiate festeggiato. Se non l'avete fatto, segnate questo giorno sul calendario per il prossimo anno. Ah, soprattutto, con soli due ingredienti, questo prodotto ha zero grassi. Inoltre, è stato creato da un produttore di caramelle e da un dentista. Ti sei mai chiesto a cosa servono questi fori in più nella parte superiore delle scarpe da ginnastica? Sono progettati per permetterti di allacciare le scarpe in vari modi. È utile se cammini male o se ti fa male un dito del piede. E poi puoi cambiare l'aspetto delle tue scarpe come preferisci. Molte persone usano la sovracoperta dei libri come segnalibro. Non c'è niente di male, anzi, almeno non dovrai fare pieghe alle pagine. Ma lo scopo principale di queste copertine è quello di tenere il libro al sicuro se ad esempio ci versi del succo o ti ci cade il cibo. Le confezioni delle Tic Tac hanno questa piccola scanalatura sul coperchio, in modo da far uscire solo una Tic Tac alla volta. Anche se, detto tra noi, nessuno lo fa. La maggior parte di noi ne rovescia una manciata alla volta e poi le rimette dentro una a una.
Quei bozzi di gomma che vedi tra i battistrada degli pneumatici servono per motivi di sicurezza. I bordi rialzati, infatti, ti indicano qual è l'altezza minima del battistrada. Se i dossi e i bordi sono alla stessa altezza, è il momento di andare a cambiare le gomme. Ma se i dossi sono ben al di sotto del livello dei bordi, sei a posto. E quella grata nera sul vetro del microonde? Si chiama scudo di Faraday e serve a impedire alle microonde di diffondersi e trasformare l'intera stanza in una gabbia di Faraday. Se le microonde fuoriescono, tra l'altro, non si scalda il cibo. Quindi non serve ad impedirti di guardare il tuo pasto che si cucina, ma per far sì che l'energia elettromagnetica rimanga all'interno del microonde. Hai mai sentito parlare di cacciaviti compatibili con chiavi inglesi? Copri il cacciavite con l'estremità della chiave inglese, in modo da poterne aumentare la coppia. Ecco perché la testa del tuo cacciavite è progettata in questo modo. Quando hai angoli difficili, puoi usare questa strategia. Probabilmente saprai anche tu che la parte blu della gomma da cancellare può cancellare la penna, ma non è vero. Serve a cancellare la matita se stai scrivendo su una carta più pesante. Il lato blu può rimuovere anche le macchie lasciate dalla parte rosa. Ti sei mai chiesto perché le arance nei supermercati vengono vendute in sacchetti rossi? È un trucco per darti l'idea che siano più arancioni e incoraggiarti a comprarle. Un consiglio extra: non buttare via la sacca a rete. Legala in modo da farci una specie di spugna abrasiva per pulire il lavello, gli elettrodomestici da cucina e i piatti. Se guardi una pallina da golf, ti accorgerai che non ha una forma perfettamente rotonda. La sua superficie è ricoperta da mini fossette, una caratteristica che le palline da golf non hanno sempre avuto. A un certo punto, i golfisti esperti hanno iniziato a notare come nel tempo le palline più vecchie con imperfezioni come scalfitture e urti arrivassero più lontane. Queste particolarità creano turbolenza nell'aria attorno alla pallina da golf, tanto da ridurre la resistenza. Quindi si è iniziato a produrre palline con scanalature in modo da poterle far arrivare più lontano e più velocemente. Potresti aver notato che a volte gli stuzzicadenti hanno delle crestine nella parte superiore. Sono lì per motivi di igiene. Puoi usarle per poggiarci lo stuzzicadenti, così non toccherà nulla. Un'altra caratteristica importante per la sicurezza si trova nella tua macchina. Si tratta della linguetta dello specchietto retrovisore. Con questa puoi cambiare la posizione dello specchietto, in modo da non rimanere accecato se dietro di te c'è una macchina con gli abbaglianti accesi. Sì, questa linguetta ti permette di modulare il bagliore delle luci provenienti da dietro. È una caratteristica apparsa già dagli anni 30, ma all'inizio degli anni 70 è diventata parte dell'equipaggiamento standard nella maggior parte dei camion e delle auto. Vedi quel piccolo foro sul tuo iPhone, proprio accanto alla fotocamera posteriore? È un microfono e serve per conferire una qualità migliore ai video quando giri la fotocamera. Alcuni cavi hanno un cilindro spesso verso l'estremità. Si chiama nucleo di ferrite ed è un ossido di ferro magnetico che blocca le interferenze elettromagnetiche ad alta frequenza. Ad esempio, hai presente quel fastidioso rumore statico che si sente se avvicini troppo il telefono a un altoparlante? Ecco, questo interrompe le chiamate, cosa che non succede con i cavi che hanno questo cilindro grande. Sì, sono piuttosto utili. Sai perché quasi tutte le valigie e gli zaini hanno due cerniere? Primo perché è molto più comodo e facile aprirle così. E poi puoi bloccare queste due cerniere insieme per mantenere ciò che è all'interno più al sicuro. Ti sei mai chiesto perché i bagni pubblici, tipo quelli dei centri commerciali, sono aperti sotto? Principalmente serve a far circolare meglio l'aria. Poi con questo tipo di porta è più facile pulire il bagno o controllare se è occupato se sei in fila. Inoltre, se la serratura si rompe e rimani chiuso dentro, puoi sempre uscirne strisciando da sotto. Hai presente il cappuccio di plastica sul taglierino? E hai fatto caso che la lama ha delle righe? Serve a poter avere una punta della lama sempre affilata. Come? Puoi staccare le lame con la parte finale del cappuccio di plastica. Dopodiché puoi far slittare la lama, che ora sarà nuova di zecca. Se hai mai osservato da vicino i carrelli della spesa, in particolare la parte pieghevole, probabilmente avrai notato quei passanti sporgenti di metallo. Servono a tenere in ordine le cose che hai nel carrello. Puoi usarli per appendere buste con cibi morbidi e fragili, tipo le uova, che non vuoi schiacciare con prodotti pesanti come il pane.
Molte tazze hanno delle tacche curve sul fondo. Quando lavi le tazze, mettile contro il cestello ad angolo nella lavastoviglie. In questo modo l'acqua non si accumula e la tua tazza preferita sarà completamente asciutta quando la tiri fuori dalla lavastoviglie. Se sei un fan del McFlurry, probabilmente avrai notato che c'è un foro quadrato nel manico del cucchiaino con cui viene servito. Serve per attaccarlo alla macchina che mescola il gelato e i tuoi topping preferiti. La macchina ha una barra che si infila in questo cucchiaio di forma quadrata, che serve a mescolare il gelato e che poi funge appunto da cucchiaio, in modo da sporcare meno cose possibili nella preparazione. Intelligente, vero? Le taniche del latte hanno una ammaccatura su un lato. Forse penserai che non serve a niente e invece ha diversi scopi. Uno di questi è espandere la bottiglia in caso di accumuli di gas, quando ad esempio il latte è cattivo. Così non devi nemmeno aprirlo per verificare. Inoltre, l'ammaccatura serve per evitare che la tanica scoppi se la fai cadere, perché gli permette di espandersi sotto l'azione della pressione improvvisa che si verifica alla caduta. Filo interdentale. Certo, è importante per la tua salute dentale e tutti sappiamo come usarlo, ma il filo interdentale è ottimo anche in cucina, per tagliare dolci in modo molto preciso, molto meglio di un normale coltello. La maggior parte delle forbici da cucina ha un'apertura seghettata proprio al centro, dove si incontrano lame e manici. Puoi usarla per tagliare erbe difficili tipo rosmarino, timo o erba cipollina. Grazie a questa apertura non devi staccare le foglie a mano, puoi dirasparle in un solo movimento. La maggior parte dei contenitori di gelatina o degli yogurt monodose sono dotati di un coperchio di carta stagnola, che in alcuni casi puoi usare come un cucchiaino usa e getta. Devi solo staccare il coperchio, piegarlo e otterrai un cucchiaino perfetto per la tua merenda. Incontrandolo per strada, si potrebbe pensare che l'idrante sia alto circa un metro. In realtà, le dimensioni reali del dispositivo utilizzato per fornire acqua ai vigili del fuoco di tutto il mondo sono circa il doppio, contando il resto dell'idrante nascosto sottoterra. Per lo più rossi, e non è solo una questione di design. Prima di tutto devono essere di colori vivaci, in modo che i vigili del fuoco possano individuarli rapidamente in caso di necessità. La scelta del colore dipende dalla quantità d'acqua che l'idrante può contenere. A volte può variare a seconda della posizione, ma ecco la ripartizione. Un idrante rosso può erogare 1890 litri d'acqua al minuto, mentre uno arancione almeno 3780. Quelli verdi arrivano a 5680 e quelli più abbondanti di colore blu possono generalmente contenere oltre i 5680 litri. Sicuramente ci sarà qualche appassionato di bowling qui. Quanto ti infastidisci quando la tua amata palla si rompe? Si è scoperto che può danneggiarsi per una conservazione errata o sbalzi di temperatura. Ora, visto che si è già un po' incrinata, non sei curioso di sapere che cosa c'è all'interno? Io sì! Il nucleo è costituito per lo più da ossidi metallici in polvere, come l'ossido di calcio o di ferro. Vengono mescolati con una resina e un catalizzatore per indurire l'intera miscela. Quindi la forma a lampadina che vedi nella palla è in realtà la sua parte più pesante, sì. Influisce sul modo in cui questa ruota quando viene lanciata sulla pista. Lo stesso vale per le bombolette di vernice spray. Quando le agitiamo, fanno uno strano rumore. Che cos'è quella cosa lì dentro? È una piccola sfera con una funzione ben precisa. Trattenere la miscela di vernice e mantenerla allo stato liquido. In genere la sfera è di plastica, metallo o ceramica. In pratica, funge da frusta per assicurarsi che la vernice sia ben miscelata prima di applicarla sulla superficie. Ti sei mai chiesto come facciano le bottiglie delle bevande gassate a mantenere così a lungo la loro frizzantezza? Beh, tutte hanno un piccolo anello di plastica fissato al coperchio. Viene messo in quel punto specifico per evitare che il gas fuoriesca anche se la bibita viene agitata nella borsa tutto il giorno. A proposito di cose che usiamo in una calda giornata estiva... Prima di mettere il cappello da baseball, guardalo! Noterai che c'è un piccolo bottone in cima. È un dettaglio funzionale o è lì soltanto per una scelta di design? Secondo alcuni, quando le persone hanno cominciato a coprirsi la testa con del tessuto, il bottone era in realtà funzionale. Si trova sulla parte superiore del berretto, dove si uniscono i triangoli di tessuto tenendoli saldi. Oggi, con i recenti progressi nel design dei tessuti e dei modelli, è diventato più che altro un elemento estetico. Viene utilizzato per coprire il punto di giunzione dei pannelli di tessuto e niente più.
In realtà i berretti potrebbero anche essere venduti senza, ma non credi siano meglio così? I dischi di cotone per il trucco hanno due lati e osservandoli con attenzione noterai che la loro consistenza è diversa. Ecco perché. Il lato strutturato serve per applicare il trucco e quello uniforme per rimuoverlo. Topi di biblioteca, ascoltate! Le sovracopertine che accompagnano molti libri con copertina rigida non servono solo a rendere il libro più bello. Possono fungere anche da segnalibro. Basta piegare la sovracopertina sulle pagine giallette e voilà! La prossima volta che vuoi indossare la tua camicia preferita, dai un'occhiata all'asola superiore. Dovrebbe essere cucita orizzontalmente, mentre tutte le altre sono verticali. Le camicie furono progettate in questo modo perché il primo e l'ultimo bottone erano quelli che si sbottonavano più facilmente nel corso della giornata. I sarti quindi decisero di modificarne la forma per garantire che la camicia rimanesse ben aderente. Oggigiorno esistono così tante varianti di questo fantastico dessert che è difficile immaginare di aver vissuto senza. È possibile trovare diversi tipi di gelato al biscotto o persino torte di biscotti con gocce di cioccolato praticamente ovunque. Ma quel famoso biscotto è stato inventato solo nel 1930. La storia racconta che una donna di nome Ruth Graves Wakefield stava preparando dei biscotti al cioccolato in attesa dell'arrivo di alcuni ospiti. Ben presto si accorse di aver finito il cioccolato da forno, un ingrediente fondamentale per i classici biscotti. Per rimediare, cominciò a tritare un blocco di cioccolato semidolce, pensando che con il calore del forno si sarebbe distribuito uniformemente nell'impasto. Le cose non andarono come previsto. E fortunatamente, direi, perché oggi siamo qui a celebrare l'invenzione di questo fantastico biscotto di cui non possiamo proprio fare a meno. E a proposito di snack popolari, le patatine fritte sono ancora più giovani del biscotto con le gocce di cioccolato. Beh, almeno dal punto di vista storico, esistono molte leggende che cercano di spiegare come siano state inventate. Una è questa qui. Uno chef di New York di nome George Crumb creò questo tipo di patatine nel 1953. Voleva provare una soluzione di cottura diversa quando un cliente iniziò a criticare le patatine appena fritte. Secondo lui erano troppo spesse e un po' mollicce. Crumb propose quindi delle patate tagliate a fette sottili e fritte fino a doratura. La gente apprezzò moltissimo il piatto. Ehi, per caso vuoi un gelato? Se la storia è vera, nel 1904, in occasione dell'Esposizione Universale di St. Louis, il proprietario di una gelateria rimase a corto di coppe per servirlo. Così modellò un waffle a forma di cono e il resto è storia. Ok, lo ammetto. Le gomme da masticare esistono sin dai tempi degli antichi greci. Quindi questa non è una scoperta né particolarmente moderna né particolarmente rivoluzionaria. Ma la gomma da masticare che compriamo oggi non esisteva fino alla fine del 1800. Un inventore americano di nome Thomas Adams iniziò a mescolare diverse sostanze chimiche per creare la gomma per cancellare. Per il suo esperimento provò, fallendo, anche a giocare con il Cicol, una gomma naturale, finendo per creare questa delizia. Ancora oggi si usa il Cicol per produrre la maggior parte delle gomme da masticare. Nel 1800 un imprenditore tessile di nome John Baptist Jolly sviluppò un'invenzione che usiamo molto spesso. Beh, in realtà fu merito della sua cameriera. La storia racconta che la donna rovesciò accidentalmente una lampada a cherosene su una tovaglia. Jolly, invece di arrabbiarsi per il tessuto danneggiato, notò che la sostanza rendeva il materiale più pulito. Hai già capito? Sì, è così che è nata l'idea della prima lavanderia a secco. Un incidente davvero geniale, a essere onesti. I fiammiferi un tempo erano chiamati friction light, ovvero luce di sfregamento. O almeno così li chiamava il loro inventore, un chimico di nome John Walker, che per puro caso nel 1826 raschiò un bastoncino ricoperto di sostanze chimiche sul suo focolare e si accorse che si accendeva, creando una scintilla. Inizialmente realizzate in cartone, furono poi prodotti con bastoncini di legno e carta vetrata. Negli anni 40 un uomo di nome Henry Coover si imbatté in una formulazione chimica che sembrava attaccarsi a qualsiasi cosa toccasse. La comunità scientifica dell'epoca non si occupò molto della questione, poiché la formula non sembrava avere molte applicazioni a quel tempo. Solo nel 1951, insieme a un collega ricercatore della Eastman Kodak, di nome Fred Joyner, l'autore approfondì la formula e decise di riutilizzarla. Le diedero un nome completo molto lungo, ma tutti noi la conosciamo con la versione più breve, Supercolla.
al giorno d'oggi ha così tanti usi che è difficile credere che non sia stata inventata apposta. Nel 1903, uno scienziato di nome Edward Benedictus rovesciò accidentalmente una fiaschetta. Abbassò lo sguardo e rimase stupito nel vedere che il vetro si era solo leggermente incrinato e aveva mantenuto la sua forma. Si aspettava che si rompesse in un milione di piccoli pezzi. Incuriosito da questa caratteristica nascosta, indagò e scoprì che a tenere insieme il vetro era una sostanza che rivestiva l'interno del vetro. Tadan! Ecco come l'umanità ha inventato il vetro isolante. Cosa c'è di meglio di una bella fetta di pane tostato col burro a colazione? Se non contiamo una bella cioccolata calda, ovvio. Ma se non riesci a spalmare il burro freddo sul pane, eccoti un'idea. Usa una grattugia da formaggio. Calcola la quantità che ti serve e grattugia il burro. Così si ammorbidirà diventando più facile da spalmare e non se ne scioglierà tanto. Certo però, la cioccolata calda. Ci sono tantissime forme e dimensioni di pasta e c'è un motivo. Ogni tipo di pasta si sposa meglio con un determinato tipo di sugo. Le conchiglie, ad esempio, sono perfette con sughi densi e corposi. Perché? Perché la salsa finisce dentro ai gusci, rendendo più facile servire e gustare il piatto. La rigatura della parte esterna permette inoltre alle conchiglie di assorbire bene il sugo. Se ti si bruciano i biscotti, speriamo sempre di no, puoi affidarti di nuovo alla grattugia. Devi solo grattugiare le parti annerite dopo aver rimosso con cura i biscotti dalla teglia. Ma aspetta che i biscotti si freddino prima. Inoltre, se la forma si rovina un po', puoi sempre immergerli nel cioccolato fuso. Quando si sarà freddato, avrai dei biscotti dalla forma perfetta. Anche se, dopo averlo mangiato, ha davvero importanza la forma? No, per dire. Se ti piace fare panini molto pieni ma non ami quando il pane diventa molle, ti dirò come ridurre la quantità di umidità. Metti i pomodori o i cetrioli a fette tra due salviette di carta per un massimo di 5 minuti. Dopodiché potrai metterli nel panino. Inoltre, prima è meglio spalmare burro, formaggio o salse sul pane, come maionese o ketchup. Questo ti aiuterà a isolare il pane e a fermare un po' l'umidità. Alcuni pensano che il filetto bianco vicino al tuorlo vada rimosso prima di cuocere l'uovo. Ebbene, quel filetto si chiama calaza e non devi toglierlo. Serve a tenere il tuorlo in posizione al centro dell'uovo. La calaza non rovina né la consistenza né il gusto dell'uovo, quindi se non vuoi, puoi anche non toglierlo. Hai mai notato che i brick dei succhi hanno due lembi, uno per lato? In realtà sono due maniglie. I brick sono fatti così proprio per facilitarne la presa. Così non spremiamo la scatola facendo fuori uscire il succo. Non devi essere un pasticcere professionista per sapere che nelle ricette puoi usare sia lo zucchero bianco che quello di canna. Ma ti sei mai chiesto qual è la differenza? A quanto pare l'unica cosa che li distingue è che nello zucchero di canna, durante la produzione, viene aggiunta una piccola quantità di melassa. La melassa è fondamentalmente una sorta di sciroppo che si ottiene dalla lavorazione della canna da zucchero. Di solito nel processo di raffinazione viene rimossa e così si produce lo zucchero bianco. Se invece una certa quantità di melassa rimane nel prodotto finale, otteniamo lo zucchero di canna, con il suo gusto particolare e la sua tonalità più scura. Ottimo! In lavastoviglie puoi mettere molte cose oltre ai piatti. Ad esempio puoi lavarci i guanti da forno in silicone o le manopole di alcuni elettrodomestici da cucina, come il forno o la stufa. Anche alcune spugne da cucina e asciugamani riutilizzabili possono essere puliti in lavastoviglie. A proposito di prodotti per la pulizia della cucina, col detersivo per i piatti puoi fare molte cose, come sgrassare i mobili del giardino. Ti basterà aggiungere un po' di detersivo per i piatti a un po' di acqua tiepida e usare il mix con un panno per pulire i mobili da esterno. Dopodiché risciacqua con il tubo da giardino. Puoi anche usare il detersivo per i piatti per eliminare le macchie di grasso dai vestiti, che si tratti di sugo o condimenti. Ehi, capita di non centrare la bocca! Bene, dovrai solo applicare un po' di detersivo per i piatti sulla macchia e poi risciacquare con acqua. Usa del sapone non colorato per vestiti più leggeri. Sulle macchie più difficili, lascia che il detersivo penetri un po' e poi metti il capo in lavatrice come sempre. E forse valuta se comprare un biberon. Se nessun metodo ti ha aiutato ad organizzare l'armadio e sei ancora sopraffatto da enormi pile di vestiti, eccoti un modo semplice ma efficace per risolvere. Si chiama regola uno dentro, uno fuori. Ovvero che per ogni nuovo capo di abbigliamento che compri devi sbarazzarti di un capo che hai. Quindi dovrai sempre fare decluttering. Per facilitare la ricerca dei vestiti nell'armadio, buona fortuna, tieni i capi che usi di più all'altezza degli occhi. In questo modo saranno più facili da trovare e da tirar fuori quando sei di fretta. I capi che invece usi meno spesso, come i vestiti da sera ad esempio, possono rimanere sugli scaffali sopra o sotto al livello degli occhi. Puoi fare buon uso dei vecchi barattoli di spezie.
Se incolli dei magneti molto resistenti dentro ai contenitori, puoi usarli come ripiani magnetici per tutti i vari oggetti di uso quotidiano, come pinze da cucina, spallinatori per gelato o persino posate. Puoi anche posizionarli su qualsiasi superficie metallica, come l'anta del frigorifero. Staranno benissimo con i tuoi magneti da cucina. Nascosto nella tua lavanderia c'è un ottimo strumento per raccogliere i peli degli animali domestici. A volte funziona meglio dei rulli adesivi. Prendi un panno per asciugatrice e con un po' di olio di gomito ti libererai dei peli di cane in pochissimo tempo. Funziona su tutti i tipi di superficie, ma è particolarmente efficace sui mobili imbottiti. Se non ti piace che le porte cigolino, strofina una saponetta sui cardini. Questo ti servirà solo per un po', però diciamo finché non riesci ad andare dal ferramenta. Sì, devi comprare l'olio. Hai mai notato che in alcuni ascensori c'è una stella vicino al numero di un piano? No, non per indicarti dov'è il mio ufficio. Serve a indicare l'uscita più vicina, che non si trova sempre al primo piano. Molto probabilmente si trova sul piano più vicino alla strada. Ti sei mai chiesto perché i segnali di stop sono rossi? In passato in realtà non avevano un colore particolare. Prima degli anni 20 non avevano nemmeno una forma standardizzata. Nel 1922 però qualcuno inventò l'ottagono, che però inizialmente era dipinto di giallo, perché il rosso col sole tendeva a svanire troppo velocemente. Quindi il giallo era l'opzione migliore. Ci sono voluti altri 30 anni per inventare la vernice a smalto resistente allo sbiadimento. Così siamo passati al rosso. Dopotutto è ancora il colore migliore per rendere un oggetto facilmente visibile. Sai che c'è un tipo di rosa che può crescere più dell'altezza di una persona? Secondo il Guinness dei primati, il cespuglio di rose più alto mai trovato è cresciuto a Vienna, in Austria. Era alto ben 8,7 metri. Sì, cresciuto parecchio. Proprio come ognuno di noi ha un motivo unico sulle impronte digitali, non ci sono due tigri con la stessa fantasia di strisce. Questo rende più facile a chi lavora con questa specie felina distinguere una tigre dall'altra. Scommetto che non sapevi che la Casa Bianca ha un negozio di fiori nascosto nel seminterrato, che realizza composizioni floreali per tutti gli eventi che si svolgono. Probabilmente non ci sorprende che la pizza sia diventata un piatto base americano nonostante le origini italiane. Negli Stati Uniti l'adorano così tanto che ogni secondo vengono comprate 350 fette di pizza. Ehi, anche io voglio la mia quota! Per gestire l'enorme richiesta di questo cibo delizioso, circa il 17% di tutti i ristoranti negli Stati Uniti sono pizzerie. C'è un modo per spremere il succo di limone senza farci cadere dentro i semi. Prova a tagliare in due il frutto e a spremerlo con un paio di pinze da cucina. L'estremità appuntita del limone deve essere rivolta verso il basso. Il succo verrà spremuto, ma i semi rimarranno all'interno del limone. Oh, limonata! Certo, con la pizza! Diversi tipi di formaggio hanno i buchi per una valida ragione. Ad esempio, il formaggio svizzero è prodotto con speciali batteri che producono anidride carbonica. Quando la CO2 viene emessa, scoppia come una gomma da masticare, lasciando piccoli crateri, noti anche come occhi. Il formaggio viene poi raffreddato, ma i buchi rimangono lì. Ogni anno vengono prodotti oltre 40 miliardi di Oreo. È il biscotto più popolare al mondo. Il disegno geometrico impresso intorno alla parola Oreo è il logo Nabisco, simbolo di qualità europea. William Turnier ha creato il logo Oreo nel 1952. Se usi bottiglie riutilizzabili, probabilmente sai che a volte puzzano. Anche se le usi solo per l'acqua, la puzza rimane. Ma non è l'acqua a puzzare, bensì i microorganismi in essa contenuti. Quando bevi, le particelle di saliva e sudore rimangono lì dentro. Questi batteri iniziano ad accumularsi nella bottiglia, causando quel cattivo odore. Quindi, se scegli le bottiglie riutilizzabili, assicurati di lavarle ogni giorno per evitare che i batteri vi si accumulino. Dopo il lavaggio, lasciale asciugare completamente prima di riutilizzarle. Non solo i jeans sono blu, ma anche le uniformi degli agenti di polizia. I primi agenti di polizia ufficiali apparvero nel XIX secolo a Londra. A loro fu assegnato un uniforme blu per contrastare l'uniforme bianca e rossa dei militari. Due decenni dopo, le forze di polizia furono adottate negli Stati Uniti e ne seguirono lo stile. Oggi l'uniforme è ancora blu perché si è rivelato un buon colore. Non è molto visibile nelle ore buie e gli agenti possono osservare cose e persone senza essere notati. Inoltre, le macchie non sono molto visibili sul materiale scuro. E poi tutti sanno che i poliziotti vestono di blu e sono riconoscibili per questo. Quindi, perché cambiare? Le carote baby sono piccole e, a differenza delle carote normali, umidicce.
Ma non sono un tipo speciale di carote, sono in realtà carote normali da cui vengono tagliati la buccia e gli strati esterni e che vengono poi lucidate. Il problema è che, in questo modo, non riescono a trattenere l'umidità. Una carota normale trattiene l'acqua al suo interno grazie agli strati che la ricoprono. Una volta tagliate, le carote baby possono seccarsi facilmente. Per questo di solito sono vendute in sacchetti con un po' d'acqua all'interno. I jeans hanno rivetti di metallo, presenti fin dalla loro invenzione. Jacob Davis, l'uomo che realizzò il primo paio di jeans, aggiunse i rivetti di rame nei punti in cui i pantaloni si strappano più facilmente, come le tasche, per renderli più resistenti. Oggi hanno più che altro uno scopo decorativo, in quanto caratteristici dei jeans. Un'altra particolarità dei jeans sono le piccole tasche che apparentemente non servono a nulla. Forse oggi è vero, ma anni fa, quando molti cowboy indossavano i jeans, la tasca era fatta apposta per tenervi l'orologio da taschino. Inoltre, all'epoca, un paio di jeans aveva solo quattro tasche. Quella minuscola, la tasca per l'orologio, due grandi tasche davanti e una sul retro. I poggiatesta delle auto rimovibili sono una questione di comfort, ma anche di sicurezza. Se estrai il poggiatesta, vedrai due robuste barre di metallo. Se rimani bloccato o intrappolato in auto, puoi usare le barre per rompere il finestrino e uscire. Le piccole macchie rosse che a volte si vedono dopo aver rotto un uovo non sono nulla di preoccupante. Possono essere causate dalla rottura di un vaso sanguigno della gallina durante la deposizione dell'uovo. Le uova con queste macchie possono essere mangiate tranquillamente, ma se vuoi, puoi rimuovere la macchia. Fiu, che sollievo! Nascosta nel logo Toblerone c'è l'immagine di un orso in piedi sulle zampe posteriori. Vuole forse papparsi un cantante di Jodler nei paraggi? Nah, semplicemente gli orsi sono una parte importante di Berna, una delle città più grandi della Svizzera, dove il fondatore ha creato quella tavoletta triangolare. Toblerone è anche un gioco di parole tra il nome della famiglia del fondatore, Tobler, e la parola italiana torrone. Lo spazio vuoto sotto il contenitore dei noodles serve a proteggerli durante il trasporto. Questa tecnica si chiama sospensione media. Inoltre, così i noodles si ammorbidiranno più uniformemente e rapidamente. Anche se potresti pensare che il foro sul tappo delle penne a sfera non abbia alcuno scopo, in realtà ce l'ha. Si tratta del cosiddetto sistema di sfiato, che aiuta l'inchiostro a scorrere in modo più fluido. In questo modo si crea una pressione d'aria uniforme all'interno e all'esterno della penna, che consente all'inchiostro di fluire facilmente. Non è un caso che le bottiglie di salsa di soia abbiano due beccucci. La salsa è liquida e fuoriesce abbastanza rapidamente dalla bottiglia, una volta che la si gira. La maggior parte degli amanti della cucina asiatica ammetterà di averla fatta cadere almeno una volta nella vita. Ecco perché oggi i ristoranti preferiscono servire la salsa di soia in bottiglie speciali dotate di due beccucci. Questo design consente di controllare quanta salsa fuoriesce. Basta mettere il dito su un beccuccio mentre si versa la salsa dall'altro. Se si preme con forza sul beccuccio, la salsa smette di fluire, mentre se si toglie il dito, la salsa riprende a scorrere. Probabilmente avrai notato che i sedili dei treni e degli autobus sono ricoperti di tessuti con strane fantasie. Perché? Beh, questi disegni servono a nascondere i germi e le macchie presenti sui sedili. Beh, più il colore è brillante e il motivo è vario, più sarà difficile per un passeggero notare le macchie. Inoltre, i motivi sono di solito così brutti che nessuno vuole guardarli tanto a lungo da individuare l'eventuale sporco. Quindi sì, il motivo è farti distogliere lo sguardo e, se guardi, rendere lo sporco meno evidente. Nessun autobus avrà mai sedili bianchi, questo è certo. La linguetta metallica delle lattine può essere girata e vi si può infilare una cannuccia per tenerla ferma. Questa linguetta ha sostituito quella ad anello dei primi anni 60. Te la ricordi? Poteva essere piuttosto appuntita e staccata facilmente, quindi rappresentava una minaccia per tutti. Ora invece puoi infilare la cannuccia direttamente nella linguetta. Ciò significa che puoi fare le bolle e divertirti come un bambino. A volte, quando si acquista un capo di abbigliamento, si riceve una busta di plastica con un bottone in più e un lembo di tessuto. Sebbene il tessuto sia chiaramente utilizzato per rattoppare i buchi, può anche essere usato per testare gli effetti dei detergenti sul tessuto stesso. È utile anche per testare i cicli di lavaggio prima di lavare l'intero capo. Le scale mobili hanno quelle soffici spazzole nere o linee gialle ai lati per una buona ragione. Servono a impedire alle persone di avvicinarsi troppo ai punti pericolosi. Non sempre la gente ci fa caso e a volte i vestiti possono scivolare nel punto in cui il gradino incontra il bordo delle scale.
La spazzola fa da barriera per evitare che ciò accada. Possono anche catturare i pelucchi e impedire che altri piccoli oggetti cadano nelle fessure. I contenitori da asporto più associati ai ristoranti cinesi sono progettati non solo per trasportare il cibo a casa, ma anche per conservarlo in frigo. Fungono anche da piatto, perché si può mangiare direttamente da lì e non ci si deve preoccupare di sporcarne altri. Furono brevettati nel lontano 1894 per trasportare le ostriche appena sgusciate. In seguito furono adattati per essere utilizzati come contenitori a tenuta stagna per il cibo. Ti sei mai chiesto perché le monete hanno quelle piccole creste lungo i bordi? Si tratta di un residuo dei tempi passati, quando valevano di più. I falsari potevano facilmente limare i bordi e vendere l'oro o l'argento per trarne profitto. Le creste sono state aggiunte per rendere più facile distinguere le monete alterate. Oggi non è più necessario, ma le monete hanno ancora questo stile. Tutti i cracker e alcuni biscotti hanno dei buchi per assicurarsi che il prodotto finale abbia la giusta consistenza. Questi minuscoli fori permettono al vapore di fuoriuscire per evitare che cracker e biscotti si rompano. Se non ci fossero, il vapore si accumulerebbe al loro interno e il risultato finale potrebbe essere delizioso, ma dalla forma piuttosto strana. Ai cani piace girare in tondo prima di addormentarsi per un tratto ereditato dai loro antenati. All'epoca non esistevano cucce per cani, quindi la maggior parte dei cagnolini doveva schiacciare l'erba alta per crearsi un posto comodo per dormire. Inoltre questi movimenti spaventano le altre creature nascoste nella vegetazione. Le ciambelle sono a forma di anello più o meno per lo stesso motivo dei crackers e biscotti già citati sopra. Se non avessero il buco al centro, l'impasto sarebbe sempre poco cotto. Tra l'altro sono spesso associate alla polizia perché negli anni 50 i negozi di ciambelle erano gli unici aperti fino a tardi. Erano il posto perfetto per gli agenti per mangiare qualcosa e sbrigare qualche pratica durante il turno di notte. I jeans sono blu all'esterno e bianchi all'interno per un modo intelligente di tessere il tessuto. Il filo di ordito è tinto, mentre il filo di trama non ha colore, è solo bianco. In questo modo i produttori riducono la quantità di tintura necessaria per ogni capo di abbigliamento. Hai passato l'intera mattinata a fare commissioni senza fermarti mai un momento. Finalmente trovi il tempo per sederti a bere un caffè. Entri nella caffetteria più vicina, ordini e ti accorgi che devi andare in bagno. È un comunissimo bagno pubblico con diverse cabine. Scegli quale usare, quella al centro, entri e la tua mente inizia a chiedersi: perché mai le porte dei bagni hanno uno spazio di mezzo centimetro tra la porta e la serratura? E perché mai hanno anche un'enorme fessura tra la porta e il pavimento? Possiamo avere un rullo di tamburi, per favore? Beh, caro mio, non esiste solo un motivo per cui le porte dei bagni pubblici hanno così tante fessure, ma ce ne sono diversi. I bagni pubblici sono progettati per far sì che le persone vi trascorrano il minor tempo possibile. Non ci si deve sentire come a casa. Ecco perché il design di questi luoghi riflette questa idea. Lo spazio tra la porta e il pavimento, per esempio. In alcuni bagni gli spazi vuoti sono così grandi che gli utenti possono sentirsi in imbarazzo nel fare i loro bisogni. C'è sempre la preoccupazione di essere sentiti dalle altre persone in fila. Esiste poi la questione dei prezzi. Realizzare porte su misura può risultare una spesa importante per chi costruisce bagni pubblici. Bisogna prendere le misure esatte in modo che le porte si adattino sempre ai box in cui vengono installate. Non tutti gli spazi vuoti dei bagni pubblici hanno le stesse dimensioni. Possono variare anche se la variazione è minima e spesso impercettibile. Queste lacune contribuiscono a ridurre i margini di errore e a rendere la produzione più conveniente. Nel caso in cui una porta risulti più larga o più stretta del dovuto, l'intercapedine regola le differenze e ne consente l'installazione. Non secondario è il problema della circolazione dell'aria. L'ultima cosa che si vuol fare in un bagno pubblico è intrappolare gli odori. Di conseguenza è necessario lasciare dello spazio sotto e tra le porte per consentire all'aria di circolare. Infine, gli spazi vuoti facilitano la sicurezza. Le persone all'esterno possono sempre vedere se qualcuno nel bagno non si sente bene e ha bisogno di aiuto. Che dire invece di quel foro nella parte superiore del lavandino? Ha persino un nome: troppo pieno. È progettato per evitare che il lavandino si allaghi. Nel caso in cui qualcuno lasci aperto il rubinetto per troppo tempo o il lavandino si intasi e l'acqua non riesca a defluire dal foro di scarico principale, il troppo pieno salverà la situazione. Ti farà guadagnare tempo prima di ritrovarti con il pavimento allagato.
Quanta soddisfazione dà chiudere la portiera di un'auto? Le case automobilistiche dedicano molto tempo alla progettazione di queste componenti. Gli studi hanno dimostrato che i suoni emessi danno all'acquirente un senso di qualità. Tutto dipende dal materiale principale. Mentre le auto più vecchie erano realizzate con materiali più pesanti, oggi le portiere sono prodotte con leghe più leggere, ma che producono un suono metallico piuttosto sgradevole alla chiusura. Per questo le case automobilistiche si servono di ingegneri del suono in grado di calcolare l'esatta distribuzione di materiale fonoassorbente, rivestimenti interni e leghe metalliche, per ottenere il suono più confortevole possibile. E quei piccoli punti sulla parte superiore del parabrezza dell'auto? Quel disegno riduce al minimo le distrazioni per gli occhi. Inoltre, questa fascia nera, nota anche come frit, dissipa il calore sul parabrezza, impedendogli di deformarsi. No, la linguetta sotto lo specchietto retrovisore non è fatta per appenderci dei dadi colorati o dei deodoranti dalle forme bizzarre. Serve a regolare la posizione dello specchietto a seconda dell'ora del giorno. In un senso, lo specchietto è posizionato in modalità di guida diurna. Portandola nell'altro verso, si è pronti a guidare in sicurezza di notte, attenuando il bagliore dei fari delle auto che ci seguono. La prossima volta che vai al supermercato, tieni a mente questo trucco. Se non hai una moneta per sbloccare il carrello della spesa, controlla se nelle tasche hai una chiave con la testa arrotondata. Se ne trovi una, prova a usarla per sbloccare il carrello. Dovrebbe entrare perfettamente sostituendo la moneta che non avevi, anche perché quanti girano ancora con le monete? Se vuoi essere il re degli ascensori, ecco cosa dovresti fare. La maggior parte degli ascensori dispone di una combinazione segreta di tasti che consente di saltare tutti gli altri piani selezionati e di andare direttamente a quello che hai scelto. Questa scorciatoia potrebbe tornarti utile soprattutto quando vuoi andare al 33° piano, ma hai premuto il 13°. Nella maggior parte degli ascensori questo trucco funziona premendo contemporaneamente il pulsante chiudi porta e il numero del piano. In questo modo raggiungerai direttamente il tuo piano. Alcuni ascensori richiedono di premere due volte il numero del piano selezionato, poiché la doppia pressione annulla la richiesta fatta in precedenza. In altri ascensori, invece, tenendo premuto il pulsante apri porta e premendo due volte i pulsanti dei piani, si annulla una selezione sbagliata. Per non avere problemi è meglio evitare di annullare le selezioni fatte da altre persone, potrebbero non prenderla bene. Tieni presente che non tutti gli ascensori potrebbero avere queste funzioni. Spostiamoci nella tua dispensa. Ecco un bel vasetto di miele. Se vedi che il contenuto all'interno è cristallizzato, è un buon segno. Il miele cristallizzato non è stato pastorizzato, quindi il prodotto ha una qualità superiore. Con la diminuzione della temperatura, l'ingrediente naturale del miele, il glucosio, lo fa cristallizzare. Ecco qualche consiglio per usarlo in maniera alternativa. Se vuoi aggiungere un po' di consistenza ai tuoi fiocchi d'avena o al pane tostato, aggiungi uno strato di miele cristallizzato e goditi la dolcezza della natura. Se non dovesse piacerti il miele cristallizzato, mettilo nel microonde per un minuto o due. Ah, l'inverno e l'autunno. Tempo di maglioni. Non credo esista nulla di più fastidioso di un bel maglione di lana che ti dà prurito. Io in realtà posso essere più fastidioso, ma torniamo ai maglioni che prudono. Per evitare che accada, ecco un segreto. Gira il maglione al rovescio e mettilo a bagno in acqua fredda. Aggiungi 2 o 3 cucchiai di aceto e lascia riposare un po'. Dopodiché, scola l'acqua. A questo punto, mentre il maglione è ancora bagnato, spargi una generosa quantità di balsamo per capelli nelle fibre della lana. Dopo averlo lasciato in ammollo nel balsamo per circa 30 minuti, strizzalo delicatamente per togliere l'acqua in eccesso e lascialo asciugare in piano su un asciugamano. Ecco fatto. Niente più prurito. Ogni fast food distribuisce ai clienti dei piccoli bicchieri di carta da riempire con ketchup, senape o salsa barbecue. Ma se stai mangiando delle crocchette di pollo o cercando di intingere l'hamburger nel bicchiere, c'è sempre un po' di condimento impossibile da raggiungere. La prossima volta prova ad aprire il bicchiere. In questo modo si trasformerà in un piccolo piatto di carta, semplificandoti il lavoro e aiutandoti a prendere tutto il ketchup all'interno. I lucchetti che vengono usati in ambienti esterni dovrebbero essere puliti e lubrificati ogni 3 mesi. La lubrificazione regolare aiuta a prevenire il congelamento dei lucchetti a temperature troppo basse. Cerca il piccolo foro sul fondo del lucchetto e versaci dell'olio. Una cosa che spesso trascuriamo è la punta sul tappo dei tubetti. Queste parti appuntite sono state progettate per aiutarci a rompere la protezione di stagnola del tubetto. Basta girare il tappo e rompere il sigillo con lo stesso tappo.
Dopo una lunga giornata di lavoro, un bagno rilassante potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi. Si fa scorrere l'acqua per qualche minuto. Nel frattempo magari si accende una candela e si versano nell'acqua oli essenziali. Poi il bagno schiuma. Si mescola l'acqua fino a quando l'intera superficie della vasca è piena di bolle e ci si immerge. Queste morbidissime bolle hanno una funzione primaria fondamentale. Il loro compito è preservare la temperatura dell'acqua per consentire un bagno caldo più a lungo. Ti sudano i piedi? Domanda strana, lo so, ma se soffri di questa patologia, ecco una buona notizia. Non tutto è perduto. Prova a mettere una bustina di tè asciutta nelle scarpe e a riporle in un luogo asciutto per un po' di tempo. Le bustine di tè assorbiranno l'umidità e l'odore dalle suole delle scarpe. Alla fine di questo video mi viene da pensare, ma non avremmo dovuto imparare queste cose a scuola? In ogni caso, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, scrivilo nei commenti.